bene l'audio, perché? No, volevi più alto. No, ti sento bene, ti sento anche bene. Ciao. Telecamere no. Parliamo oggi. Buongiorno a tutti e benvenuti nel Dallara eSports Championship powered by Lenovo Legion. Qui insieme a me il buon Christian, sono Amos e siamo nell'autodromo nazionale di Monza, con la Z in quel modo, proprio cattiva. Bellissimo autodromo, altrimenti tra ci linciano. Bellissimo autodromo, siamo qua in casa, che noi tra l'altro siamo di zona, HK eSports, HK Informatica. È vero. Siamo di zona. È vero. E dietro a noi ci sono dei fantastici simulatori, perché andremo a raccontarvi insieme a tutta quella che è la popolazione, le persone qua davanti a noi, quella che è una fantastica e sarà sicuramente una fantastica finale del Dallara eSports Championship. Dallara eSports Championship, 12 simulatori dietro di noi, 12 agguerritissimi sim driver, professionisti o comunque aspiranti sim driver, con la Dallara XP, una vettura incredibile. Dovete sapere che il peso dovrebbe raggiungere con una persona a bordo 1000 kg, quindi a vuoto meno di 1000 kg, 500 cavalli, una macchina che di stradale ha tanto, in verità, ma che in pista ci ha regalato dei tempi incredibili. Basti pensare che una GT3 in questa pista gira in 1 minuto 45-46, mentre qui sul simulatore stanno girando in 1 minuto e 43. Assurdo. È un qualcosa di incredibile, una vettura fantastica e non vedo l'ora di vederli all'opera. Secondo me ci faranno divertire tantissimo i nostri ragazzuoli. Partiremo con 15 minuti di qualifica. Esattamente, hanno già fatto una serie di minuti di pratica, dove sostanzialmente hanno preso confidenza col simulatore, sistemato il setup, sistemato tutto quello che era necessario per il loro comfort di guida. E in questo momento dovrebbero essere già in qualifica, manca poco alla partenza, quindi poi successivamente andremo insieme a voi a commentare quella che è la qualifica e appunto i vari tempi che faranno e si succederanno e anche le strategie che in qualifica si potranno vedere, perché chi meglio di te penso possa spiegare questa cosa qua. Sai, credo che qualcuno proverà a fregare la scia di qualcun altro. La storia di Monza ci racconta che è facile arrivare dietro qualcuno, stare dietro qualcuno e provare a succhiare quella poco di scia magari che ti fa arrivare avanti in curva 1 e ti fa prendere un grande slancio. Il problema è che, tra virgolette, la scia ti regala tanti decimi, quindi devi essere bravo strategicamente a trovarti in un posto, al posto giusto, al momento giusto, e se sei quello dietro a non essere poi reperibile post-gara, perché altrimenti sappiamo nei motomondiali ultimamente quante cose succedono. Tanto sono partiti okay. Con le qualifiche, 15 minuti per l'appunto, quindi più o meno penso una decina di giri. Dovremmo avere tra poco il segnale anche dalla regia per andare a commentare. Nel frattempo che aspettiamo appunto il segnale, vi ricordo che ci troviamo appunto all'autodromo di Monza nel box 40 e 41 per l'evento internazionale raggiunto, diciamo, al suo terzo anno di svolgimento del MIMO. Un evento veramente strepitoso, fantastico, dove potete accedere gratuitamente, quindi se siete anche in zona magari venite a trovare perché appunto, come dicevo, è un evento veramente bello, potete vedere cose veramente mai viste. Ho visto delle vetture in vita mia pazzesche. Devo andare assolutamente anche da
dall'altra parte del paddock, che a quanto pare ci sono grandi raduni, grandi eventi. Assolutamente. Comunque sia, eccoci qua. Questa, come dicevamo, Monza, questa qui è l'ESMO 1. Vedete insieme anche voi le immagini. Siamo già presi in diretta con tutti i colori diversi. E questo è già un qualcosa di particolare. A parte le cavolate, qua siamo nell'ESMO 1 per l'appunto. Uscita dall'ESMO 1 si frenerà intorno per l'ESMO 2 ai 50-70 metri e bisognerà far scivolare tanto la vettura sul cordolo o meno. Dipende anche dalla rigidità delle sospensioni che i sim driver hanno scelto. Adesso setup, per esempio stiamo giusto? Andando, esatto, sì, dal setup. Voglio vedere una Ascari magari, perché ho visto farla in maniera molto diversa. Chi taglia tanto completamente, chi non prende invece i cordoli, e poi capiremo un po' per via del setup perché. Intanto parte subito partono già adesso per il giro, il primo giro. Tra l'altro, 14 minuti. Tra l'altro, Amos, correggimi se sbaglio, avendo quattro sostanzialmente attenzione, bloccaggio. Mamma, della bloccaggio ruota, tutte e due della ruota anteriore. Avendo quattro rettilinei, qui l'effetto scia penso che faccia veramente tanto, soprattutto anche in discorso anche del carico o dello scarico dell'ala posteriore, perché poi all'autopratico sì. Se hai una macchina molto veloce, anche se prendi la scia, comunque quello davanti Non lo riesci a prendere, giusto? Sì, esatto. Intanto qua è sempre a ruote fumanti questo pilota con la dallara nero-azzurra, diciamo. E allora, ti devo dire, quando sei scarico è più facile riuscire a rimanere davanti o comunque superare qualcuno. Il problema è che appena arriva una curva, già in frenata devi frenare un pelo prima. O in occasione di curva diciamolo devi scaricare tanto. Scusami se ti interrompo. Sì. Spiegamolo per quelli magari meno esperti del settore. Scaricare l'ala significa andare più forte sul dritto e ovviamente perdere velocità in curva, perché non hai un'ala che ti porta ad avere un carico, un'aderenza sostenuta in fase di curva. È vero che di curve qua a Monza ce ne sono poche, ma quelle che ci sono fanno effettivamente la differenza. Arrivi anche più veloce sul dritto, però dovrei anche frenare qualche metro prima, quindi devi trovare un equilibrio. Un equilibrio, esatto. Okay. Quindi sarà parte dei piloti trovarlo, ma sicuramente l'hanno fatto perché si sono allenati tanto per essere qui e per provare a vincere comunque anche grandi premi, che diremo poi con il passare del tempo. Intanto in basso a destra vediamo un Giovanni De Salvo, noto sim driver in questo settore, che in free practice ha stracciato, tra virgolette, la concorrenza di ben mezzo secondo. Ed è già mezzo secondo avanti a Leonardo. Ed è mezzo secondo. Nel primo esatto. Giro, insomma. Leonardo, Marco, insomma, tanti, tanti volti conosciuti. Giovanni è un mio carissimo amico di vecchia data ormai, così come Leonardo e tante persone davvero che conosco. È sempre bello perché il parco dei sim driver è sempre in grande crescita, ma gli stessi girano, cercano sempre di intrufolarsi in qualche ventino eSport, ci provano sempre e ci riescono spesso, quindi devo dire davvero complimenti a loro, un piacere rivederli e passare qualche bella chiacchiera insieme. Dicevo di questa dallara che, come vedi, non ha il parabrezza, non ha il tetto, non ha niente, ed effettivamente questa è una di quelle versioni che non ha niente, già così okay. è proprio così come la vedi, esce e poi esce e va in pista. Scusami, in strada. Onestamente non so se la XP riesce, può anche essere, è omologata per la strada, ma la dallara stradale da 400 cavalli, leggermente meno, 850 kg di peso, va per strada, che è un piacere. Sono stato con un collaudatore, Antonio Vacca, sempre collaudatore di dallara, non in pista, in strada a Varano. Ok. E incredibile, quell'auto non ha senso, ma è positivo. Io sono un grande appassionato, lo saprai, di moto, e anch'io ho avuto modo di girare sulla stradale sì. Normale, no? L'XP, e la sensazione che mi ha dato, correggimi se sbaglio, è quella di guidare una moto su quattro ruote. Sbaglio? Sai, non avendo mai guidato una moto non ti so dire, però a me sembra più kart. Ho anche, sì, perché esatto. La mia intesa come accelerazione. Ah, ok, è spaventosa. Da 0 a 100, certo. la dall'ala stradale, non l'XP, da 0 a 100 fa 3 secondi e 3, da 0 a 200 11 secondi. Che è successo? Attenzione, intanto tutta abbiamo apposta. Un Ivan selvatico. Ah, ok, Ivan, per aggiungere. Adesso mi sono reso conto, infatti. 3 secondi e 3, credo che
comunque è un grandissimo traguardo. È un valore altissimo, un valore, cioè altissimo, bassissimo, che rende però prestazioni assurde. Sì, rende prestazioni assurde, ma da togliere il chiaro, fiato. Chiaro. Ciao ragazzi. Il fiato ce l'ha Ivan. Ciao. Ciao a tutti, ciao. Ben ritrovati, che piacere avervi qui, ecco, come si vuol dire. Sto seguendo le qualifiche. Ciao Cristian, ciao Naomos, come dai, state? Ivan. Tutto bene, tutto Benone. Bene, Ivan. Beh, diciamo un po' di corsa, però tutto bene, dai, alla fine è sempre emozionante essere qua a Monza. È un evento importante, quindi ovviamente c'è tanto traffico perché ci sono tante persone che vengono. Soprattutto qua. Un evento del tempio della velocità, bisogna andare di corsa, no? Ovvio. E io vorrei anche ricordare a tutti quelli presenti che questa competizione ha raccolto 6 partecipanti tramite degli hotlap online, quindi c'era la possibilità di partecipare direttamente a degli hotlap online, e quindi i primi 6 sono stati presi dall'online, e gli altri 6, per un totale di 12 partecipanti, invece hanno fatto il loro tempo e si sono qualificati tra venerdì e sabato, quindi sostanzialmente tra l'altro ieri e ieri, quindi nello spazio Lenovo a Milano, se non vado errato, e qui al Mimo ieri. Esattamente, quindi diciamo che è stata un'esperienza veramente molto molto bella, che ha raccolto appassionati online, on site, anche al di fuori dell'autodromo. Insomma, è stato veramente un connubio perfetto di location e tempo, veramente bello. E voglio ricordare che ci sono dei premi molto molto interessanti per i primi 3 partecipanti. Ma lo sai che il vincitore andrà a Las Vegas? A Las Vegas, sì, lo so, andrà a Las Vegas. Ma Las Vegas con me, Amos, oppure Las Vegas in generale? Tanto c'è un testa coda, c'è un testa coda qui con la parabolica. Parabolica, sì. Bel testa coda, mi sa che ha preso forse il dissuasore sulla sinistra. Beh, devo dire che mi ricordo anche la scorsa edizione della Race Sport Championship, dove sono stati assegnati premi interessanti, soprattutto con questa bellissima macchina che è la Dallara Stradale, e all'epoca era il momento, mi sembra era a fine periodo Covid, dove anch'io feci la telecronaca da remoto, e fu sempre un evento molto emozionante, perché comunque Dallara nel mondo del motorsport, per chi è un appassionato vero, sa benissimo cosa significa. È un centro, un fulcro per quanto riguarda soprattutto le competizioni di vetture a monoposto, ed è ovviamente al centro dei programmi da sempre per le categorie Formula 3, ma non solo, perché comunque in Formula 1 è presente con il progetto AS, eccetera. E devo dire che Dallara Stradale era proprio lì che veniva presentata per la prima volta, e c'era appunto l'ingegner Pontremoli e ovviamente anche Giampaolo Dallara, molto orgoglioso di aver realizzato quello che era un suo sogno, ovvero una macchina stradale che potesse vestire il marchio Dallara. Intanto D'Alcamo si è ripreso la seconda posizione e l'Omi gliel'aveva un attimo tolta. Eccolo qui, intanto De Salvo penso che sia andato ai box, 6 decimi di vantaggio, infatti. E 43-4, l'Omi si è ripreso la posizione a 2 decimi soltanto. Dicevi dell'ingegner Giampaolo Dallara, sì, costruito, che ha deciso insomma di costruire questo sogno insieme. Lo aveva già lui raccontò che lo aveva già nelle fasi iniziali del progetto Dallara, però non aveva mai realizzato realisticamente una macchina che potesse avere una targa e che potesse circolare nel traffico, nelle strade cittadine di tutti i giorni. E invece la realizzazione di questa macchina è poi stata un successo, perché addirittura il primo vincitore si assicurò un test drive proprio all'interno di questa vettura, che è rimasta un po' nel cuore. È una vettura molto ambita, perché è una vettura che va veramente molto forte. Ovviamente c'è un'ingegneria dietro di livello racing. Guarda già anche il volante, il cruscotto, la plancia, display soprattutto, sa tanto anche come conformazione di prototipo di Le Mans. Sì, sa di ha qualcosa a che vedere con ciò, ecco. Beh, Amos, il prossimo step è quello, no? Ah, sì, cioè, dopo quella che hai adesso, Dall'area stradale sarà assolutamente qualcosa di interessante. È bello, Cristian, ritrovare poi tanti nomi noti, no, all'interno di queste competizioni. Sì, sono alcuni dei prima. Fedelissimi, no? Sì. De Salvo è un bel ritorno in realtà, sì. Un po' la Michael Jordan, no? I'm back, potrebbe dire, ed è lì davanti, 1:43-403 per lui. In questo caso direi Terminator, perché sta martellando. Su quel tempo lì. È vero, e soprattutto ha degli avversari di tutto rispetto, perché sono avversari che hanno già lasciato il segno all'interno del team race in competizioni on site e online di tutto livello, competizioni nazionali e internazionali. Però Giovanni De Salvo lì davanti, 1:43-403, bella questa inquadratura
per Lombardo, 888 millesimi, bello come si esce dalla roggia, Amos e poi Christian. Christian, tu che sei un motociclista, quindi chiedo anche un po' il rovescio della medaglia. Amos, che circuito è il circuito di Monza e con una macchina del genere quali sono le difficoltà più importanti? Allora, credo che sia uno dei circuiti più difficili perché, sì, ha solo 11 curve, penseranno la gente. Il problema è come affrontare queste 11 curve e le scalate. Le frenate sono importantissime. Prima variante e la variante della roggia sono tra gli inserimenti più difficili perché devi frenare a 150 metri e 100 metri preciso, non puoi andare un metro più in là, un metro più... non puoi frenare un metro prima perché altrimenti arriveresti troppo sugli stasoli, troppo sui panettoni, troppo sui cordoli e dunque perderesti la velocità, l'accelerazione che ti serve in un circuito dove non puoi perdere nemmeno un centimetro dato le poche curve e non puoi recuperare granché. Ed è un circuito che ti piace, Christian? Sì, è un bel circuito, con le moto è sicuramente un circuito molto molto interessante perché per un appassionato, appunto, come hai detto prima, del tempio della velocità, con le moto si raggiungono velocità assurde, estreme quasi, esattamente estreme, in un tempo veramente veramente minimo, perché la moto ha un'accelerazione allucinante. Ovviamente poi, sempre per il discorso moto, bisogna stare attenti alle curve, perché ovviamente ci sono dei cambi di direzione molto molto repentini che una macchina rispetto a una moto fa in maniera molto molto veloce, ma con la moto ovviamente non puoi farlo, altrimenti se anche solo se sbagli e prendi un panettone, un dosso, quello che è molto pericoloso. È molto molto pericoloso, quindi diciamo è un circuito polivalente, se lo possiamo dire, che diverte entrambi i settori, quello sicuramente. È al centro sicuramente delle competizioni internazionali, sì. E al centro di queste competizioni, gran traverso intanto fuori da lì, che dovrebbe essere proprio Lesmo la prima 1. Di Lesmo, Amos, sì, sì. E in realtà questo traverso non si è concluso nella maniera più dolce, ma in realtà queste immagini ci raccontano di un'altra vettura che passa sul cordolo. Qui siamo fuori dalla variante Ascari, bello vedere questa macchina qui, Amos, e poi lì fuori esposta con quel celeste che è veramente molto 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 bello da vedere, una macchina straordinaria. Chissà, dopo non potremo approfondire il discorso un pochino più da vicino. Bello vedere soprattutto questa immagine, no? Girarsi e avere la possibilità di vedere tutta la concentrazione silenziosamente letale che abbiamo di questi piloti, questi ragazzi che sono all'interno in questo momento di queste qualifiche adrenaliniche. Ogni pilota con il suo sguardo, le sue espressioni, le sue smorfie, riesci un po' a capire quello che tanti anni fa volevi provare a capire nel mondo racing, no? Dire, oh, chissà come lui affronta la curva, lo sguardo, quando magari televisivamente guardavi attraverso la visiera di un pilota. Ecco, qui vedi quello che realmente il pilota fa su una postazione che ovviamente non è all'interno di una vettura che si muove, però la percezione, il tipo di concentrazione è veramente molto simile. Abbiamo ovviamente una visuale più ampia, soprattutto non abbiamo un casco, quindi possiamo vedere esattamente tutte le smorfie anche dei nostri sim driver, ma anche i movimenti che hanno sul volante. Sto notando ad esempio Marco Lomi, che è posizionato esattamente davanti a noi, come trema con il volante, quindi sì, probabilmente ha un'impostazione di force feedback anche molto alta. Dunque mi piace tantissimo vedere anche questo aspetto di settaggio del volante, mentre dall'altra parte vicino a lui c'è Giovanni De Salvo, che è veramente leggero, non ha una correzione sul volante. Classico stile, no? Perché classico è bello, stile, perché sì, è bello. Poi questi ragazzi li conosciamo da tanto tempo. Intanto le qualifiche, manca un minuto e mezzo alla conclusione, con De Salvo davanti a Lomi, poi D'Alcamo, Seminara, Zenna, Costantino, Miraglia, Casciaro, Lombardo, Baio, Cornalba e Turri in ultima posizione. Ma devo dire che ci sono le prime quattro vetture in 797 millesimi, gran traverso intanto di De Salvo, inquadrato, bella la telecamera che va a pescare anche le abilità di guida. Perché è bello ritrovare questi piloti? Perché conoscendoli nel tempo siamo cresciuti con loro. Assolutamente, forse noi sì, siamo invecchiati più che cresciuti, però noi diciamo cresciuti perché è più bello. E riconosci anche senza vedere il viso il suo stile di guida, sì, perché De Salvo io me lo ricordo i primi anni, me lo ricordavo già quando lo guardavo da casa e non on site, il volante cosa faceva questi movimenti molto leggeri, molto poco aggressivi, dai primi anni, Amos, in cui lo raccontavamo addirittura all'interno dei circuiti italiani in campionati e-sport. Ti dico che è bello vedere anche come ogni pilota si regola la sua periferica, che sono cresciute tanto anch'esse allo stesso tempo, perché qui Fanatec fa un lavoro enorme e ovviamente sì, ti permette di esprimerti al massimo, perché questo fa una periferica buona.
ma anche l'hardware, detto sinceramente, tramite Lenovo, che insomma dà supporto addirittura con periferiche come le cuffie che hanno il 7.1 integrato e che permette in questi casi di capire esattamente dove e quando ti stanno attaccando, se possiamo dire, sì, questa cosa qua, no? Assolutamente sì, perché è importante il rumore. Io ho provato tante volte, magari girando così offline, amo, ti capita mai di girare con la cuffia giù? Non è la stessa cosa, no, perdi mezzo secondo, un secondo, non è assolutamente possibile portarti al tuo limite. Esatto. Intanto bandiera scacchi. Sì, bandiera scacchi con De Salvo dunque in prima posizione, vediamo un po', dovrebbe terminare il giro a momenti. In realtà abbiamo Costantino che è P6, vediamo un po'. Uscito molto bene dalla parabolica, 43, 44, migliora, P5, bravo, bravo, P5, a meno di un secondo da Giovanni che non termina il giro. Ah, attenzione, sì, perché è già in box, vediamo un po' qui. Sì, di si nomi. Sono assottigliate le situazioni, nel senso che Costantino si è infilato sotto il secondo anche lui, quindi 5 piloti sotto il secondo, sarà interessante perché poi magari la gara potrebbe essere un pochino differente, perché Monza, soprattutto se riesce a non far scappare il leader nel primo giro, Amos, è un circuito che ti offre delle possibilità di sorpasso. Ti dico anche un'altra cosa, ovvero che nelle prove libere Giovanni era 6 decimi avanti a Lomi. Lomi è riuscito ad accorciare le distanze, anzi a dimezzare, e hanno uno stile di guida completamente diverso che non vedo l'ora di vedere in gara 1, 30 minuti, che inizierà praticamente a brevissimo. Penso che nessun altro stia migliorando, dal Alcamo P3, anche Dalcamo conosciamo da tanto tempo, sì, e Seminara, vediamo un po' cosa riuscirà a fare insieme a Zenna, però penso che, Zenna il tempo è alto. Io vorrei ricordare appunto che prima l'abbiamo velocemente accennato, come dicevate voi, il primo avrà la possibilità di andare a Las Vegas come rappresentante, come per rappresentare diciamo la Dallara alla Indy Autonomous Challenge, e avrà anche un'esperienza in pista proprio qua quest'oggi. E non il circuito di Las Vegas. Meno male. Con la Dallara. Sapete cos'è la Indy Autonomous Challenge? Diccelo tu. Dai. Praticamente macchine che guidano senza pilota. Ah! Tecnologia all'avanguardia. Cioè, formula ovviamente. Ovviamente Indy, perché ovviamente ricordiamolo come prima, Dallara è al centro del progetto Formula 3 nel mondo, quindi IndyCar, Formula 2 e via discorrendo, Formula Renault, eccetera, eccetera. Però bello vedere come l'evoluzione, no, si stia portando avanti in un posto come quello di Las Vegas, che comunque già solo andare a Las Vegas penso che non sia un brutto regalo, vale, da farsi oggi, no? E Giovanni si è messo nella condizione di poter pensare di prendere già quel volo. Vedremo se gli altri, soprattutto Lomi che è molto vicino, permetterà al buon De Salvo di andare a prenderselo questo volo, ma tutti gli altri, perché poi Amos sappiamo che c'è sempre un punto di domanda, sì, a Monza, che si chiama prima variante. Prima variante partenza, dunque sì, non mi aspetto diciamo staccate esagerate, perché 30 minuti di gara sono importanti. Specie sì, con 2 decimi di vantaggio, forse Lomi e De Salvo cercheranno più di evitare guai piuttosto che provare attacchi disperati o fughe disperate. Però la prima variante non puoi mai capire. Ma la non prima puoi variante mai capire. Non puoi, magari non ci arrivi nemmeno a volte la prima variante. Io spesso vengo tamponato dal posteriore, di solito, ecco, questo succede. oppure magari, insomma, se sei dietro hai quell'intenzione, perché devo dire che quando fai tante gare vedi due punti di vista della prima variante, no? Quando sei davanti vorresti frenare a metà rettilineo, tremo piano, non succede niente. Quando sei dietro vedi che gli altri hanno questa tipologia, che poi è un effetto domino, perché se frena il primo frenano tutti gli altri, sì, e tu cerchi di essere più lesto degli altri, più furbo nel cercare di infilarti, ed è sempre una linea sottile tra il grande guadagno e il grande errore. Assolutamente, sempre. Considerando sempre che c'è anche qualifica 2 e gara 2, quindi assolutamente, nel senso, è una strategia che va ponderata nel modo giusto. Sì, sì, perché è un evento con una classifica avulsa. Quasi proverei il tutto per tutto in gara 2, in realtà, se devi recuperare punti, no? Quindi, tra l'altro, bellissimo questo modello della XP, replicata all'interno di Assetto Corsa. Veramente, veramente molto, molto fedele a quella reale, realizzata appunto dagli ingegneri di Dallara stesso. Assolutamente stessa, sì. E che ho avuto personalmente modo di riprenderla con i tool di Assetto Corsa per creare poi il trailer di questo campionato. Ed molto, è molto, molto bella. Sai che questa vettura ha così tanto carico aerodinamico, che riuscirebbe a fare la pista arcobaleno di Mario Kart senza problemi, attaccata perfettamente al suolo. Anzi, è incredibile. Si narra
possa anche evitare il guscio blu, ma non è detto. Vediamo se Giovanni lo proverà. Io adesso mi vado a vedermi, intanto che voi siete qui, io visto che ho il microfono che è wireless, vado a farmi una carrellata un po' di quelle che sono le smorfie, le espressioni precarie dei piloti, un po' come un collegamento da bordo pista, no? E anche per capire, no, quali sono i punti di vista di ogni pilota che ovviamente farà uno standing start, e sono tutti molto concentrati perché ovviamente la gara si decide in 30 minuti. Amos, una gara di 30 minuti non è una gara eccessivamente lunga per chi insegue, ma perché davanti è una gara infinita. Intanto scusami se ti interrompo, 20 secondi alla partenza. Solo 20 secondi, perfetto. Sì. Quindi Ivan... Arrivo. Stavo guardando Amos, ti dicevo che una gara di 30 minuti per chi è davanti è infinita, ma per chi è dietro è cortissima. Speriamo che il buon Lomi possa fare tante cose. Ci siamo. Ci siamo, perché questo è il momento di gara 1 della Dall'Area Sport Championship. 4, 5, 6 luci rosse. Allora, fuoco agli scarichi della prima gara della Dall'Area Sport Championship. E parte adesso con Giovanni Di Salvo lì davanti con l'altura arancione, che va ovviamente a chiudere quella che è la traiettoria iniziale. Attenzione a Dalcamo, Lomi si affiancano, si apriranno tutti in wide. Attenzione alla staccata, si schiacciano gli anteriori. Attenzione, dentro, si butta dentro Dalcamo. Attenzione, un contatto lì dietro, si è girato una vettura, ne esce Di Salvo. Occhio a Lomi, occhio, perché passano tutti. Seminara, è passato anche Zenna con la vettura grigia, è successo quello che succede solitamente alla prima variante. Amos, un classico. Io non pensavo potesse succedere anche con 12 auto, ma succede anche con 12 auto, purtroppo capita anche ai migliori. Staccata esagerata probabilmente di Dalcamo, che poi andremo a rivedere dal replay. Occhio, Amos, perché si arriva qui alla Roggia, scusami, con la vettura rossa che ha provato a prendere l'ingresso. Occhio, perché l'incrocio c'è lì dietro con Zenna, che prova a prendere addirittura la seconda posizione, potrebbe avere un buono spunto. E nell'ingresso della prima di Lesmo, infatti lo fa, lo buca. Occhio al traverso lì, la perde Miraglia, la lascia nel sabbione. Ma che partenza Zenna, bravo a togliere le castagne dal fuoco. Lì davanti c'è Dalcamo, Cristian, materiale per la direzione gara, che adesso è già al lavoro. Ma che partenza al Cardio Palma, si è già mischiato tutto. Devo dire partenza poco zenna no, del buon Zenna, sul passo incredibile dopo la Roggia, incrocio fantastico. Perché tu gli dai retta? Tu non devi dare retta. Si è invertito tutto, te non hai capito? Si è invertito tutto, è una cosa allucinante. Cioè, ma tutto questo come fa Giovanni, che era sesto dopo la prima variante, essere già terzo? È già terzo e Zenna ha un problema negli scarichi. Occhio a Baio, che arriva adesso tutto in scia, nella scia di Lomi, proverà a prendere la parte centrale del tracciato. Occhio qui alla staccata profonda, quella di Lomi, come un tuffo a bomba. Occhio, perché però la traiettoria più importante, quella da parte di Baio, che prova a prendere l'ingresso qui. Attenzione a Turri, che inquadra dietro Cornalba e Semirara. Attenzione a Dalcamo, che invece ha 2 secondi di vantaggio, mentre a 1-1 è distanziato Giovanni De Salvo rispetto a Zenna. Occhio a Costantino, che ha 3,5 secondi rispetto a De Salvo. Occhio, perché lì davanti c'è una vettura ferma. Attenzione lì, bisogna togliere la vettura da lì. Pericolosissimo con Arcinalba, ecco, che va preso a picchiare contro le barriere. Attenzione a questo tratto con Baio, che adesso si ritira o perlomeno scompare dalla TV Tower, poi riappare. Problemi, perché la vettura sarà importantemente danneggiata. Amos probabilmente sarà costretto al ritiro. Cornalba non l'ha visto, ovviamente quando hai una vettura davanti e scarta all'ultimo, tu non puoi fare nient'altro, sei solo passeggero in quel caso. Vorrei farti notare come Dalcamo, dopo quello che è successo all'inizio, quindi è primo, Zenna sta tenendo il ritmo dietro a De Salvo, quindi dietro a De Salvo, con Lomi solo settimo. Lomi pesantemente danneggiato da quello che è successo, perché era esterno e lui era semplicemente un passeggero. Cristian, che partenza è stata? Una partenza sinceramente che non mi aspettavo, da alcuni sim driver che conosciamo non mi aspettavo sinceramente una partenza del genere. E vediamo ora un De Salvo che è alla ripresa di Zenna, e per capire un attimo se il suo setup gli permetterà di riprendersi quella che è la seconda e poi la prima posizione. Lo sta prendendo, insomma, Dalcamo è molto molto lontano in questo caso. Dalcamo è lontano, per occhio, perché De Salvo ha già dimezzato il distacco che lo separava da Zenna. Sono 4 i decimi in questo momento con Miraglia, che invece è attaccato a Casciaro. Occhio, perché fuori dalla variante a scarici c'è anche chi va leggermente più largo, ed è quella vettura gialla, quella di Seminara. Occhio, perché invece Casciaro è attaccato, si accendono i proiettori addirittura abbaglianti della vettura lì davanti ad illuminare le tenebre, che però non ci sono. 26 minuti e 28, 4 minuti. De Salvo ha tutto il tempo di ricostruire il suo castello di mattoncini Lego, che
significa la scritta di Las Vegas in Nevada. Guarda come lo recupera, guarda come lo recupera con la traiettoria. Tutta la scia, passa adesso, va verso l'esterno, si apriranno a ventaglio, occhio perché la traiettoria interna con la Lizzana che stacca profondo, lo tiene a suon di fioretto verso l'esterno, va ad incrociare la traiettoria, lo chiude verso il cordolo, la traiettoria importante quella di Lizzana che è stato bravo a difendersi lì con De Salvo che è obbligato a non salire su quel panettoncino, si copre dietro adesso e deve ricostruire l'idea di un sorpasso. Un ottimo, scusami Amos, un ottimo free play vorrei dire, perché Amos e De Salvo non si è buttato dentro come un cane, diciamo, ha lasciato lo spazio a Zenna per poter chiudere poi ci la prova traiettoria. Invece Miraglia, attenzione perché ci prova Miraglia adesso fuori dalla curva del Biassono, va verso l'ingresso della Roggia, la traiettoria è quella interna, quella più classica, ma invece è bravo Baio a resistere all'esterno con la vettura, tamponato no! effetto domino, tripla tamponata lì alla Roggia, Amos, questa è Monza. Succede anche questo, succede anche questo, quando un pilota davanti in piena accelerazione inchioda, anche lì chi tampona sempre torto, ma bisogna vedere un po' la situazione, è stato veramente difficile. Non ha voluto mollare dall'esterno il pilota con la dall'ara rossa, non ho visto bene chi fosse, però ha dovuto tagliare sul dissuasore, ha causato un sacco di problemi. Complicato correre a Monza in certi tratti, per questo bisogna essere molto attenti, perché poi le traiettorie sono abbastanza obbligate, nonostante ci siano poche curve, questa è la difficoltà di cui Amos ci parlava all'inizio della gara. Occhio perché nuovamente De Salvo è vicino, eccola la vettura nera arancione, quella di Giovanni De Salvo con Filippo Zenna, che in realtà non sta facendo il suo gioco, ma sta facendo il gioco del leader d'Alcamo, che scappa via con 3 secondi e 2 di vantaggio e ha capito, magari, e o forse neanche lo sa, quello che dietro sta succedendo, perché sta succedendo una guerra punica e in questo momento c'è il secondo atto tra De Salvo e Zenna. L'effetto sci è importante, il carico aerodinamico della vettura anch'esso, si arriva verso l'esterno, qui si apre un avventaglio, occhio perché De Salvo si appaia, si appoggia, quasi si affianca la sportellata, si toccano con Zenna che però riesce a spuntarla nuovamente. Questa volta però De Salvo è più vicino e arriva Sornione, Costantino. Molto fortunato qui De Salvo a toccare Zenna, che però non si è girato, altrimenti poteva essere coinvolto anch'esso in una possibile penalità. Comunque devo dire che Zenna è fantastico, perché aspetta la frenata di Giovanni e poi semplicemente allunga la staccata fino ad avere poi il vantaggio nel perché traiettoria. Amos, perché lì ovviamente se tu riesci ad allungare ti metti in un punto in cui poi non c'è più spazio fisico per far passare il tuo avversario. Occhio però, perché adesso quello siamo che sembrava tre. Un duello, un tris di vetture variopinte bellissime, si arriva qui, seconda di Lesmo dentro qui in questo tratto lontano dal cordolo, Costantino assapora con la pinna da squalo, due ne ha la dall'area stradale, e allora si arriva nella sua versione XP, si arriva qui nella curva del serraglio che in realtà è una discesa, una salita, si sale su con il nuso verso la variante Ascari, si aprono a ventaglio nuovamente, si illuminano i proiettori dei freni, largo Costantino ad assaporare una traiettoria più carica, in uscita infatti sobbalza sul cordolo e lo assapora, lo mangia via verso l'esterno già, attenzione con De Salvo che da attaccante diventa difensore, deve cucire una traiettoria più difensiva adesso per il sorriso di Zenna che prova a guadagnare qualche metro, arrivano qui, la staccata è profonda quella di De Salvo che si cuce al cordolo della variante, pardon, la staccata della parabolica. Amos una gara adesso di testa. Sai, è molto veloce Giovanni sul dritto perché è uscito molto male dalla Scari, eppure è riuscito a rimanere davanti a Costantino che è uscito molto più forte. Secondo me proverà di nuovo l'attacco, ma deve provarci all'interno, solo che Zenna chiude benissimo. Deve avere un bel setup se De Salvo. Sicuramente sì, ci arriva, arriva nuovamente, occhio perché questa volta invece la staccata è di quelle non da duello, ma bella profonda, fa capire quanto De Salvo in realtà abbia un pelo di margine in più. Zenna lo ha capito, non deve farlo andare via. Occhio perché si muove leggermente l'immagine, ci manda un pochino in confusione qui curva del Biassono, ancora 22 minuti 5 secondi 8 di D'Alcamo su De Salvo. Esatto, sta guadagnando un secondo e 7 a giro, sta girando in 44 medio, comunque si vede anche il carico di carburante diverso, stanno girando un secondo più alti. Ancora qui nell'ingresso della Roggia ci sta provando in ogni punto, ma Zenna gli va dato adito e onore del merito del fatto che sta chiudendo ogni traiettoria, mentre le immagini ci portano su Cornalba che prova ad attaccare Turri, arriva qui lungo, bloccaggio del tutte e quattro le ruote praticamente, sì. Fumo che si innalza dall'omnomatico, classico. Quindi Cornalba ci dà, penso, l'idea del fatto che forse non ci sono danni, o comunque poi vedremo con la direzione gara, perché comunque riesce a rimanere in pista insieme a tutti. Amos, dove ci può provare e riuscire De Salvo? Giovanni deve costringere all'errore Zenna, deve farlo uscire male dalla parabolica soprattutto, secondo me, perché ha molta più velocità.
solo che vedi, è uscito bene Costantino questa volta, mentre lampeggiano, esatto, con Lomi che sta provando ad arrivare, sta ricostruendo anche lui, con Zenna che giustamente cambia traiettoria, si va a prendere l'interno, quello più sporco, con Costantino che si apre a ventaglio, ma la staccata è profonda di De Salvo, caro Cristian, molto profonda, questa volta è lunga. Sì, sì, attenzione, riesce a tenerla bene la macchina, però adesso avrà la scia di Zenna, quindi sarà difficile per Costantino. È veloce sul dritto De Salvo. Molto veloce, per Costantino è vicino questa volta, Cristian. È una situazione molto di stallo, perché si avvicinano e si allontanano continuamente, non riescono a sorpassarsi tra di loro. Effetto fisarmonico. E D'Alcamo se ne sta approfittando, scappando da tutto il gruppo. Sì, ringrazia, parla quasi americano già, D'Alcamo. Si va nell'ingresso della prima variante, è molto, molto ora De Salvo. Quanti metri riesce a guadagnare Amos? E ovviamente adesso ci può provare, perché fluido. Prima la Roggia non era stato teatro, non era abbastanza vicino. Questa volta curva del Piassone, tutto attaccato. Oh, no, il contatto che manda Zenna nel sabbione e passa, come ti avevo detto, il classico detto: tra i due litiganti, il terzo gode. Costantino è passato, lì forse non doveva passare. Curva grande. C'era un piccolo spazio non sufficiente, forse qui De Salvo l'ha fatta un pochino grossa, un peccato, peccato perché veramente... Un pochino ingolosito Amos, dalla fretta. Sì, ma c'era tempo, perché 20 minuti con D'Alcamo probabilmente under investigation, lui forse non lo sa, però c'era tutto il tempo, quantomeno anche di fare secondo. Zen era alla portata, ma peccato. Il duello non è finito, no, ovviamente, però è per tutto Zen, materiale, però. Cristian, spieghiamolo, c'è una direzione gara dietro quella parete che lavora come nelle gare reali, e adesso ci saranno delle penalità per tutto quello che è successo dall'inizio alla fine. Sì, assolutamente, dovremo analizzare veramente tanti tanti momenti di gara, perché in 10 minuti è successo la qualunque. E ora la domanda la pongo io a voi che siete la pongo io a voi che siete più esperti di me del settore. Un errore di dovuto alla frustrazione del fatto che non riuscisse a sorpassarlo? Un po'. Quello di ovviamente De Salvo su Zenna. È un errore che non mi aspetto, nel senso che Giovanni è un pilota molto maturo ed è un pilota che di solito gestisce molto bene queste situazioni. Lì probabilmente anche un po' tratto in inganno, da poter infilare il muso in un punto in cui sembra starci. Attenzione, problemi, rischia di essere andato giù il server. No, Amos. Rischia di essere andato giù il server. No, siamo ripresi. Forse abbiamo avuto problemi noi, perfetto. Partito un battito adesso. Invece tutto regolare con Lomi quadrato on board. E sai chi potrebbe guadagnarne? Lomi da queste situazioni, perché ovviamente tutto under investigation lì davanti. Penso che Lomi sia proprio l'unico che non ha niente a che vedere. Forse anche Costantino, con tutto quello che è successo all'inizio, solo vittima in realtà. E Giovanni di nuovo adesso vicino a Costantino. Domanda, Amos, rapida. Sei Lomi, hai visto quello che è successo lì davanti? Li vai ad attaccare o speri nella direzione gara? No, tu non puoi mai essere certo. Soprattutto non hai un ingegnere di pista in questo momento, non può dirti davvero esattamente quello che è successo. È la sua opinione, dunque Lomi deve attaccare, deve prendere la posizione in pista. Cristian, quindi se tu pensavi di essere qui comodo a sorseggiare un tè per vedere il finale di gara, non sarà così, caro il mio Cristian. Attenzione, perché si va fuori dalla variante Ascari, si taglia netto sul cordolo in uscita con Lomi inquadrato con la vettura nera dietro a quella arancione di Giovanni De Salvo, che sta comunque lottando per la seconda posizione, perlomeno per cronache di pista, mentre Zenna è sceso fino alla posizione numero 7, mentre aveva assaporato addirittura la posizione numero 2. D'Alcamo invece 9 secondi di vantaggio. Secondi. Incredibile. Ragazzi, togliersi da gara situazioni 6. Di guerra è sempre una mossa. La Svizzera insegna, ragazzi. Assolutamente. Prima sì. Volta di Costantino sotto il 45, però 44,9 funziona. Tra l'altro, vorrei far notare che De Salvo, dove prima aveva molto vantaggio sul rettilineo, molto probabilmente per i danni subiti incomincia ad avere un po' più di difficoltà, però questa volta anche qui, no? Amos molto composto, molto profonda, la staccata riesce a fermarla in tempi più brevi rispetto agli altri, va la corda, guarda quanto ha perso su Costantino, perché ha dovuto frenare, dato che Costantino si è trovato davanti, quindi ha perso tanto slancio. Arriva adesso, sacrifica forse un po' troppo l'ingresso, è per questo che non riesce poi a arrivare in uscita così vicino. Si infuocano ancora nuovamente gli pneumatici, innalzando del fumo bianco leggero, questa volta si va verso
l'ingresso della prima di Lesmo, vanno all'unisono tre vetture gialla, arancione e nera, come fosse una Batmobile. L'ultima inquadrata, quella di Lomi, che però è interessato, è nelle vesti di Costantino prima, Costantino invece nelle vesti di Zenna, ciò che aveva pagato il pilota con la vettura argento, adesso non vuole pagarlo assolutamente Costantino, che si è preso con merito una seconda posizione molto molto intelligentemente. Si va verso la curva del serraglio, che in realtà è questo avvallamento infinito che va verso poi l'ingresso di Renata Ascari. Ci prova De Salvo, si affaccia, infila il muso, prova a guardare cosa c'è oltre il giallo meraviglioso di quella dall'ara stradale. Occhio, perché invece Lomi è uscito veramente forte con De Salvo che gli concede l'esterno. Si riveriranno qui in fondo all'ingresso della parabolica con i fari accesi ad illuminare oltre la vettura arancione, mentre De Salvo lo chiude nuovamente grazie a una grandissima velocità di punta. Si assottiglia il distacco, si quasi mangia il gap che c'è tra i due, però Costantino nuovamente con quell'effetto fisarmonica che ci diceva Christian allunga in uscita ciò che aveva perso in entrata. Giovanni è un po' troppo aggressivo, De Salvo è veramente tanto aggressivo, non riesce a far fare l'errore all'avversario, lo fa lui. Fortunatamente ancora De Salvo, prova, eccolo, del destro, eccolo. De Salvo ci prova, va verso l'esterno, attenzione qui nell'ingresso della prima variante, si appaia nuovamente profondo, lungo, 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 Costantino, lungo, che è lungo, no, De Salvo, no, lo buca come uno spillone al formaggio, adesso passerà. Occhio, perché si accoda anche Lomi, che deve essere bravo ad infilarsi nella coda della vettura numero arancione, in realtà non è un numero, è solo un colore. Si va verso qui, curva del Biassono, Lomi lo affianca, De Salvo è passato questa volta di strategia, questa di intelligenza, sì, di forza, forse quello che avrebbe dovuto fare prima Amos. Assolutamente, bravo, quello che dicevo prima. Sta lungo, rischia anche qui, Bravo, Lomi invece riesce a superare. No, sai che cosa? Giovanni doveva superare, doveva costringere all'errore. Lo stava facendo sempre lui l'errore, stavolta Costantino, che era stato perfetto fino ad ora, ha commesso quell'errore. Fortunatamente si è fatto passare due posizioni. Ci sta provando abbiamo... nuovamente con l'ingresso della seconda di Lesmo. Qui il tratto dove c'è una romantica scritta che conosciamo bene, quella DRS, Detection Point, mentre De Salvo adesso allunga, ha un compito, quello di allungare. Forse una favola sarebbe andare a recuperare quei 10 secondi che mi sembrano impossibili da recuperare, ma De Salvo deve allungare, perché Amos, perché è vero che ha una penalità, probabilmente arriverà, non lo so, non lo sappiamo, questa è una decisione che arriverà dalla direzione di gara, non è dovere nostro, ma quando sei in pista Amos devi andare a guadagnare più tempo possibile, perché poi ovviamente se ci sono 5 secondi, 10 secondi, sì, magari riesci, sai, a metterti al sicuro. De Salvo sa che una penalità potrebbe incombere, quindi deve soltanto spingere. Volevo farvi vedere come Lomi in piena Ascari mette gli abbaglianti. Sì, lui da fastidio. Per non saperne leggere né scrivere. E io volevo farti una domanda, Amos, sì, per capire, visto che siamo in un momento di stallo. 43-9 intanto. 14 minuti, in 14 minuti di gara abbiamo visto bloccarsi diverse volte le ruote di quasi tutte le macchine. Anche in questo momento vediamo fumo a destra e a sinistra. Cosa può succedere ad una gomma, visto che sappiamo a Stato Corsa essere un software molto molto simulativo, sì, nel tempo, in questi 30 minuti di gara, vero o no l'ABS? Perché in questo caso non mi pare che i sim driver abbiano l'ABS attivato. Se allora sì, esattamente, se non hanno il bloccaggio, se non hanno, non sarebbero appunto andati sempre a bloccaggio. Probabilmente hanno una frenata anche molto sull'anteriore, quindi una vettura che ha bisogno di frenare ma che surriscalda tanto le gomme anteriori, dunque di conseguenza potrebbero far fatica soprattutto in ingresso Lesmo e in ingresso Ascari, però non essendoci curve così tanto veloci, prolungate, potrebbero riuscire a durare, sono comunque penso gomme adatte per anche gare di durata un pochino maggiore, 30 minuti. Sì, ovviamente siamo comunque su una vettura stradale, nonostante ci sia una grande ricerca da parte dell'ingegneria di Dall'Ara, che conosciamo tutti essere leader all'interno del racing mondiale, e ovviamente questa vettura è sì creata per la strada, ma con il concetto racing, con tutto il concetto di ingegneristica, ricerca del materiale, la fibra di carbonio applicata in ogni parte, è sicuramente una macchina che gira per strada, ma con un'anima da tracciato e da circuito, come Dall'Ara soltanto sa fare. E devo dire che questa manifestazione, anche in maniera virtuale, sta rendendo merito, no, a quello che è un bellissimo progetto di questa vettura, che continua a essere maledettamente adatta a questi tracciati, perché difficilmente Amos vedi una gara di macchine stradali all'interno di un tracciato che va così forte, che si danno così le sportellate, che riescono a staccare così forte, insomma è raro, molto raro, le gare, esatto, sono molto più lente e noiose. Tu sai benissimo anche in quanto girano le GT3, e guarda in quanto stanno girando loro, in 43. Assolutamente, stanno un tempo di rilievo fortissimo. E
un tempo che fa vedere, nonostante siamo sul sim race, fa capire quanto realisticamente questa macchina possa andare forte, ed è una macchina che abbiamo fuori questo garage esposta in maniera celeste. Dalcamo lì davanti, è vero che De Salvo ha un pochino da mangiarsi i gomiti, come si suol dire, perché ha già 8 secondi e 4 di distacco soltanto. Questo vuol dire aver guadagnato in un paio di giri un secondo e mezzo nei confronti di Dalcamo, che ha il tempo dalla sua, perché sono 11 minuti e 30. Ovviamente Dalcamo deve rimanere concentrato, perché l'errore a Monza si può fare e si fa in maniera abbastanza facile, perché è un tracciato bastardo, lo è in maniera tecnica, lo è in maniera bellissima e affascinante dal suo canto, no? Lo abbiamo visto anche quando hanno corso le GT3 qui, c'è stato un errore alla prima variante, più di un errore di piloti nobili e nomi altisonanti della categoria, quindi questo è un qualcosa che vediamo dappertutto, quindi attenzione a quella che potrebbe essere una carta jolly. Ecco però Christian, adesso una gara che si è calmata, anche se poi conosco il sim race e so che il sim race si può accendere, è una gara che si è calmata, che però è soltanto un antipasto di quello che vedremo, perché c'è gara 2. Assolutamente sì, dopo questa dobbiamo analizzare tutti quelli che sono state tutte le scene di gara, tutti i momenti di gara che possono aver causato eventuali penalità o che altro. Sì, aspetta che hai problemi col microfono, lo sentiamo. Okay, ecco, ti sento forte e chiaro, vai. Molto bene. No, dicevo, momenti sicuramente altalenanti durante questa gara che dovremo analizzare minuto per minuto, perché è successo, come dicevo, qualsiasi cosa poteva succedere. Io penso che a questo punto oltre non possa succedere, se non... Che non è detto, aspetta, perché Seminara... Seminara ha preso la scia sullo bando, che si è quasi piantato lì sul rettilineo. Seminara ha acceso il turbo, ma non è così. Ma Lombardo si è piantato, probabilmente ha sbagliato una marcia, Amos. Questo mi è da pensare, perché quando ti pianti in questo modo vuol dire che probabilmente hai messo due marce. Ho messo due marce, sì, esatto. Casciare intanto su Baio, vediamo un po' verso per una posizione in staccata. No, penso che riesca. C'è un bel duello anche qui dietro. È peccato per Zenna, bisognerà capire un po' la direzione gara, perché ricordiamolo a tutti quelli che ci stanno seguendo. E qui a Monza, numerosissimi all'interno dell'autodromo, c'è tantissima gente, tantissime manifestazioni di sport, di motorsport, in realtà motori, macchine, ce n'è. È veramente di adrenalina pura, ma soprattutto quelli che ci stanno seguendo anche da casa, ricordiamolo che questo sarà un risultato ufficioso, nel senso che vedremo un risultato provvisorio di quella che sarà il final di gara, poi bisognerà investigare e la direzione gara lo dovrà fare per tutto quello che è successo in partenza, tutto quello che è successo dopo, eccetera eccetera. Ed è per questo sì? Che io vi lascio e vado a dare una mano ai miei colleghi, ma mi sa che hanno bisogno, perché tutto quello che è successo lì, ti vedevo che mi facevi delle smorfie e ho capito qual era l'antico. Mi mettevo le mani nei capelli, perché ho detto: se dobbiamo analizzare tutto, no. Finiamo domani. È tipo quando a scuola facevi tanto, no? E tu dicevi ok, però c'è tanto da studiare dopo, non è che... Assolutamente. Bene. Quindi niente ragazzi, vi lascio alla gara. Grazie, insomma, fateci sognare. Ci proviamo, okay? I piloti sono i protagonisti. Grazie a Cristian Mazzoni di HP Informatica. Sì. Pensavo al pubblico qui nel meraviglioso Box 40. Di Autodromo non di Monza. Box 40. No, non box e basta, siamo solo due. Box 40. Di fare una bella foto a questa classifica e poi vedere il risultato finale, perché secondo me occhio però rosso contro blu, il più classico dei duelli. Miraglia con Casciaro, che è incrociato nell'ingresso della parabolica, è andato a prendere l'interno, bravo Casciaro a superare Miraglia, che deve lasciare però la scia. Però Amos, sai che quando sei attaccante in un punto diventi poi difensore in un altro, perché lungo rettilineo di Monza passa Miraglia come un demonio, con la vettura rossa che si riprende, che staccata profonda. Non ci può stare Amos, ci sta, frigge e lo pneumatico posteriore sinistro alza il fumo, ma si attacca al cordolo come Spider-Man e si va a prendere la posizione. Bel sorpasso di Miraglia, bravo, pulito e a posto in staccata Amos, che staccate stiamo vedendo. Ma si è anche mosso in frenata tranquillamente, ha subito chiuso la porta ed è riuscito a rimanere attaccato al cordolo senza andare a prendere il sottore. Non me l'aspettavo, veramente era pulito, lungo per fantastico. Me. Diciamo che forse Casciaro ha anche rallentato un pochino, perché capiva che non c'era chance. Miraglia, che ha avuto il problema all'inizio all'Esmo 1 contro Zenna, quindi anche lui si trova in una disperata rimonta, tentativo di andare a prendere Baio, che secondo me potrebbe essere... È vicino Baio, è vicino, è a portata di Miraglia, mancano 7 minuti abbondanti, occhio perché c'è un traverso lì davanti, occhio perché Miraglia va veramente forte, si va fuori dall'Esmo 2, ha sicuramente il passo per andare a prendere il suo avversario, sta spingendo veramente tanto Miraglia, sta cercando di andare a prendere quante più posizioni. Zenna è lontano, è più sereno, è più tranquillo, si passa adesso la curva del Serraglio e si va verso la variante Ascari, bravo Casciaro a rimanere lì attaccato, perché sappiamo, Amos, se l'abbiamo visto
visto prima, che può succedere di tutto e ti può infilare. Tra l'altro voglio farti notare che De Salvo è arrivato a 8 secondi, quindi comunque negli ultimi due giri, tre giri, Dalcamo si è un po' sistemato, l'ha messo sì, un po' a suo ha posto. Capito, nel senso che probabilmente prima era un po' rilassato. Esatto, va detto che De Salvo, netto di penalità, si trova con solo 3 secondi di vantaggio su Lomi e ben 17 su Seminara, quindi bisogna fare più gara su Seminara nel modo di vedere, per via di una penalità che potrebbe arrivare, sì, vedendo anche Zenna. Dunque stanno spingendo tantissimo, ma noto anche che con i tempi sono saliti, non sono più sul 43, sono sul 44, quindi mi sa che lo pneumatico effettivamente, soprattutto con le gomme davanti, dati tutti i bloccaggi, l'usura, stanno facendo la sì differenza. Ovviamente, ma lo vedi, no? Quando arrivano in forno a staccata nuovamente, si è visto adesso, si va a rinalzare quel classico fumo che conosciamo nelle categorie a ruote scoperte, ecco, quando si arriva al bloccaggio, il classico bloccaggio in staccata, qui lo vediamo ed è una cosa un po' atipica, no? Vederlo su una vettura a ruote coperte, però anche questa è la magia di Dallara, no? Nel senso, avere quasi una vettura a ruote coperte che va come una a ruote scoperte, cioè questo il mix di emozioni e adrenalina che riesce a creare questo marchio eccellenza italiana e vanto nel mondo. Si va nel tratto fuori dalla roccia, un tratto molto interessante, occhio perché ci sono 5 minuti e 40 di adrenalina da vivere. E ricordiamolo, Amos, qui ci si gioca il prosciutto importante, perché i premi sono succulenti, addirittura il primo vicio viaggio a Las Vegas. Viaggio a Las Vegas, anche se non è da scartare nemmeno il secondo e terzo posto, perché no, ci sono delle prove con questo mezzo in pista. Questo mezzo o quel mezzo lì fuori, quello lì fuori, quello lì ragazzi, fuori che quindi potete vedere, ovviamente potete utilizzare come set fotografico, facendo ben attenzione, perché è una macchina di una qualità, di una pregiatezza, si può dire, l'ho inventato io, non lo so, pregiatezza, però è assolutamente di materiale pregiato, qui c'è fibra di carbonio ovunque, praticamente ti invade il corpo come fosse Venom. Ma sai Venom, che anche il sedile è in fibra, tutto scarti in fibra, i fibra di carbonio, ed è una cosa incredibile che questa macchina, il tuo sedere è più in basso rispetto ai tuoi piedi. Ecco, quindi hai il sedere praticamente attaccato al suolo. Formula, esatto, style, per sentire ancora più le sensazioni dell'asfalto. Si va con le immagini che portano qui a Lomi. Sarebbe interessante, vista questa fase di stallo, andare a fare un onboard, Amos, che ti chiedo di raccontarmi all'autodromo di Monza, il tempio della velocità. Eccolo qui, siamo on board con Casciaro. Amos, al netto del duello lì davanti, delle sportellate dei jab che si danno, raccontaci come si guida all'interno dell'autodromo di Monza. Allora, con questa vettura credo che si arrivi intorno ai 260 km/h, quindi si stacca a 150 metri dalla sesta, passiamo alla seconda marcia, addirittura prima se vuoi fare un po' di short, poi in uscita dalla prima variante parti in seconda, curva grande che abbiamo appena affrontato, 100 metri, staccata pesantissima per la roggia, dove si può prendere anche il panettone, prende infatti la rossonera Miraglia penso, e si esce in maniera più fluida possibile. Si è preso la posizione in uscita, su paio, tra l'altro. Bravo, infatti. Arriviamo verso l'Esmo 1 ad affrontare in terza marcia, scali due marce, terza marcia cerchi di stare più vicino possibile al cordolo come ha fatto la Nerazzurra, e in uscita sfrutti tutta la pista senza andare oltre la linea bianca, così come l'Esmo 2 entri senza tre prendere il cordolo perché potrebbe portarti sulla ghiaia esterna. Terza marcia, andiamo poi verso il serraglio, che è questa semicurva possiamo dire. Sarebbe bello andare on board, vorrei vederlo on board anche bello, per vedere il volante del pilota come viene manovrato, anche perché la Scari sta arrivando, la Scari è fondamentale, eccola, eccolo qui, no, ci raccontano un giro da capo metri. E allora Amos, parola a te. 150 metri per appunto seconda marcia, ruote bloccate, ruote fumanti, vediamo un po' in accelerazione, cerchi di usare meno angolo stretto possibile perché in questo modo riesci, è De Salvo questo qui, è De Salvo, perfetto, riesci proprio a uscire in maniera fluida, ovviamente curva grande da fare in pieno, una finta curva, 100 metri si stacca, ora voglio vedere se riuscirà ad andare tutto verso il cordolo e prendere anche il panettone, no, invece lui è veramente lo accarezza, sì, lo accarezza, è veramente fluido, lo terza marcia quasi. Guarda come va bello fluido, quarta, quinta, scala due marce, quarta, vediamo un po', no, riesce invece a rimanere in quarta, così sfrutta tutta l'uscita in quarta marcia, scalerà adesso un'altra marcia. Marce prende il cordolo lui, di dentro, esatto. Non, perché? Perché non è molto bastardo il cordolo interno della sala. Sai, non puoi prenderlo perché altrimenti vieni sbalzato via. C'è un bellissimo dosso, un bellissimo buco anche, una bellissima buca. Arriviamo qui, si frena dove c'è il commissario sulla destra, sul sim racing, dalla sesta passiamo alla quarta. Lui non prende i cordoli, attenzione, va in quarta marcia. Qui lo accarezza, ma
dosa con l'acceleratore e poi va tutto giù, cercando di usare meno sterzo possibile. Il setup di Giovanni, a vedere da questo e da quello che ho detto, è molto rigido, non riesce, me l'ha detto lui, non riesce a salire sui cordoli, ma va molto più forte sul dritto. Ti do una cosa, Amos, soprattutto a chi è interessato e gli piace un po' il sim race, ma anche il motorsport. Quando vedete quel tratto in cui c'è l'ingresso della variante Ascari, c'è un sinistra dove si taglia solitamente con due ruote sul cordolo. Quando vai a destra, Amos, c'è uno scolo dell'acqua che spesso alcune categorie utilizzano come fosse una rotaia, nel senso che ti tiene la macchina incollata verso l'interno, riuscendo a portare più velocità rispetto a quanto dovresti, e poi tagli secco nuovamente sul cordolo interno di sinistra nel tagliare e andare a usufruire di tutto il tracciato. Poi ovviamente adesso con i nuovi regolamenti FIA, i track limits che utilizzano praticamente tutte le categorie maggiori, ovviamente omologati da FIA, addirittura non si può più andare a toccare con le ruote interne la linea bianca, okay. Quindi devi fare un pochino meno strada, devi un po' rivedere quelle che sono le traiettorie, però questo è un altro argomento. Però è uno dei segreti che mi hanno raccontato i piloti GT di Monza, dove vai a tenerti su quella zona lì con lo scolo dell'acqua. Bello. Che tiene la macchina incastrata in quel punto lì. Bello, guarda, i piloti GT, tu lo saprai benissimo, anche gli spettatori qui presenti, devi essere intelligente e furbo a sfruttare ogni metro della pista, ogni centimetro, perché più tagli in un certo senso e più riesci a guadagnare, cosa che è come se dovessi guidare un pochino sporco, diciamo, rispetto, sì, a una formula. Ovviamente siamo, penso, nell'ultimo giro o verso l'ultimo giro, credo che ne faremo un altro, mentre qui continuano Paio e Casciaro ad essere ai ferri corti con la vettura viola e la vettura blu che si va a prendere tutto l'esterno qui la curva del Biassono. Paese è molto vicino e molto caro in terra Brianzola, si arriva qui nel tratto che porta poi alla Roggia, aprono i proiettori abbagliati, occhio perché invece Casciaro è più concreto e passa verso l'interno, sportellata con Paio che va verso l'esterno e monta sul cordolo, è passato Casciaro, è passato in maniera pulita, si è preso la posizione maschio, il duello come al solito, ma qui non si sono mai risparmiati, Amos, e il duello, la sportellata è sempre stata ben digerita da tutti quanti. Diciamo che lì l'uscita dalla Roggia in due è difficile passare, uno molto spesso lo ritrovi sulla ghiaia di sinistra. Vediamo se Dalcamo arriva intanto, andiamo su Dalcamo che probabilmente arriverà sul traguardo, vediamo se ci concede un altro passaggio lì davanti Dalcamo, mentre De Salvo è negli scarichi. Final lap, penso che sia passato. Final lap, penso quindi un altro giro regalato da Dalcamo, inquadrato Zenna, protagonista praticamente per tutta la prima parte di gara, grande partenza strategica, intelligente. Bravo. E si è tolto da situazioni difficili, invece però poi un contatto con De Salvo lo ha spedito nuovamente in acque torbide. Perché è vicino, però adesso Lombardo che fa il suo giro migliore in 45.7, 45.7 all'unisono. Vediamo all'unisono, cambia traiettoria un paio di volte, attenzione lì non fare troppe onde, si arriva quindi in fondo alla staccata di curva 1, arrivano, sì, assottigliano le distanze, sì, alzano dei polveroni di calore, mentre Baio è inquadrato e ha lasciato andare Casciaro, ma io direi di andare su Dalcamo perché è lì davanti e probabilmente a vele spiegate va verso una vittoria strategica, intelligente, interessante, al netto di quelle che saranno le decisioni della direzione gara. Direi di andare a pescare quello che è il leader, mentre Zenna rimane incollato. Andiamo, Zenna, le immagini che ci portano. Eccolo qui, eccolo la curva qui di cui ti parlavo, mentre Zenna va dentro qui alla Roggia, l'ultimo che giro bello, per un ultimo duello della Last Dance nell'ultimo passaggio. Bello il sorpasso di Zenna, bravo a prendersi la posizione numero 6. E allora Dalcamo fuori dalla variante Ascari che ti volevo raccontare, Amos, ma ci sarà occasione perché arriva qui nel back straight lontano un puntino arancione che però non desta preoccupazione per Dalcamo, che per l'ultima volta fa la parabolica lasciando linee di romanticismo. Leonardo Dalcamo è il vincitore di gara 1 qui nel Dallara Esports, qui al Mimo, e si porta a casa la vittoria. Applausi scroscianti, ovviamente meritati, per Dalcamo che la chiude davanti a Giovanni De Salvo che rema e costruisce, si prende una P2 molto 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 importante e pesante. Arriva anche Lomi in posizione numero 3 davanti a Costantino, Seminara, Zenna, Lombardo, Miraglia, Casciaro, Baio, Turri e Connalba. È stata una gara molto molto interessante, molto dura, intensa, maschia, e ovviamente questo è un risultato provvisorio. Assolutamente, fatemi raccomando la foto a questa classifica, perché secondo me potrebbe vincere addirittura Lomi. Ti dico questo. Allora, mi perché dicono che potrei vincere anche io. Guarda. Però non lo sappiamo. Secondo me no, vabbè, ovviamente poi sudano in direzione gara, Amos. Se tu li guardi da qua, sudano. E ovviamente c'è materiale, ma Monza sapevamo, sì, potesse essere così. Allora, Amos, ti parlo un pochino perché a breve c'è anche l'inizio di qualifica 2, perché ricordiamolo il format di questo campionato. C'è stata una qualifica 1 per quanto riguarda la prima gara. Sì, ovviamente c'è la griglia di partenza.
che cosa succede? Uno dice vabbè, ok, qualifica 1 più o meno ha dettato i livelli, i distacchi erano di 3-4 decimi l'un l'altro, ovviamente ecco lì, facciamo ciao alla telecamera, i distacchi potevano essere di 3-4 decimi, cosa può cambiare in qualifica 2? Può cambiare tutto. Sai, molti non hanno questa postazione a casa, quindi si sono dovuti trovare un attimo a fare pratica, prova libera subito e poi lanciati in qualifica. Quindi adesso hanno preso confidenza. 15 minuti di qualifica più 30 minuti di gara, adesso sono belli caldi e dunque le posizioni potrebbero cambiare anche semplicemente. Perché possono cambiare, come hai detto tu, perché poi quando tu entri in gara entri in uno stato di concentrazione che ti permette di capire un pochino di più la vettura, sì, non, e riesci a capire magari dove... Non pensi più a cosa c'è attorno. Però riesci a capire se c'è qualcosa da cambiare. Per esempio abbiamo visto tante differenze di guida, ad esempio era uno che staccava molto profondo, riusciva a avere una grandissima velocità di punta, quindi in realtà sono due cose che non vanno neanche troppo d'accordo nella testa ingegneristica di un pilota, no? Perché se tu hai tanta velocità di punta vuol dire che è una macchina molto scarica, però invece lui riusciva ad avere questo connubio grazie anche un po' alle regolazioni che è riuscito a fare e al feeling che ha creato con questa vettura. Però hai notato che De Salvo ha fatto fatica a superare, probabilmente perché il suo setup è da primo posto, è da persona da che fuga. Prende e da fuga, è bravo, esatto. Invece è scappato d'Alcamo. Esatto, è scappato d'Alcamo. Quindi sarà da vedere. Sì, comunque potranno modificare il setup perché non c'è il parco chiuso. Non c'è il parco chiuso. Non poteva esserci il parco chiuso a Monza, dove c'è un parco sempre aperto. Questo è un altro discorso. Tu sempre una freccia. Dovevo per forza farlo. Nei confronti di queste cose. Allora, intanto la vettura è lì fuori e dopo andiamo a farci qualche foto. Assolutamente. Ti dico, Amos, adesso c'è subito gara 2. Sì. Perché c'è 10 minuti di pausa, credo tempo per la direzione gara, intanto i piloti fanno un piccolo break e ovviamente ne hanno anche bisogno per confrontarsi e capire un po' le condizioni. De Salvo subito da D'Alcamo, tra l'altro. Sì, esatto, vanno un pochino a discutere, provati, perché spieghiamolo, non è fisicamente leggero. No. Allora, non è leggero. Il force feedback di questi volanti Fanatec con il podium di due, tra l'altro, arriva fino a una potenza massima di 20 Nm. Non li useranno chiaramente tutti, ma il force feedback di assetto corsa è incredibile. È veramente letale. E mezz'ora, poi tra l'altro, senza aria condizionata in questo momento. Vabbè, sai, nei box non c'è l'aria condizionata. Esatto. Se sei un però vero non pilota... Hai nemmeno, non hai nemmeno il ventilatore, no, insomma, esatto. La bocchetta dell'aria, insomma. Allora, quindi è a breve troveremo piloti che si alzano dalla postazione, vanno seduti alla loro sedia con il loro ingegnere a parlare un pochino di com'è andata. Bello ovviamente avere tutto il supporto che c'è anche da parte di Lenovo, nella sede in cui si sono svolte le prequalifiche per l'accesso a questa finalissima. Lenovo che fornisce l'audio. Sì. Per i piloti che con queste cuffie hanno la possibilità di cimentarsi in questa competizione per sentire il rumore del motore, perché a un certo punto, Amos, tu non guardi più il contagiri, non guardi dov'è che devi cambiare, no, vai a orecchio, senti soltanto l'imitatore dall'audio. Sì, dall'audio. E il fatto che questo sound sia così potente, così fluido e riesca a farti rimanere in quella postazione senza guardare oltre, senza andare a sbirciare anche da altre parti, vuol dire che proprio Lenovo fa un lavoro incredibile, ha fatto un lavoro incredibile. Dunque davvero grazie, chiaramente questo evento powered by Lenovo Legion. Assolutamente sì. E adesso ragazzi, 15 minuti di qualifiche, ora non vedo l'ora. I piloti, nessuno che va in bagno, da quello che noto, nessuno che quando c'è concentrazione adesso, intanto sicuramente credo che la cosa più importante sia portare dei liquidi al proprio corpo, perché ovviamente hai sudato tantissimo. E intanto c'è Gaia che mi minaccia, ciao Gaia, e ti dico che ovviamente adesso sarà fondamentale cercare di fare la differenza sul quello che abbiamo visto fino a poco fa. Ma soprattutto perché bisogna capire dove la tua macchina non andava, dove tu non andavi, e quindi rimettere qualche tassello a posto. E poi ovviamente, Amos, c'è quel fattore imponderabile che può essere la sfortuna, il contatto, il duello. Sì. Ne abbiamo visto che qui ha cambiato tanto la gara. Sai, stare lontano dai guai quando la prima curva è praticamente imbuto è difficile. O parti ultimo o non puoi fare nient'altro, anche perché il primo si vede dietro almeno 11 macchine, in questo caso sempre attaccate, non puoi far nulla. Lomi era all'esterno, ha provato a stare all'esterno, non ha funzionato. Diciamo che bisogna avere un pizzico di fortuna anche. Ciao Filippo, è arrivato anche Filippo Zenna che ci saluta, bella gara anche per lui, vedremo. Zenna bravo, ovviamente, sfortunato, bravo e sfortunato, però lì davanti a lottare come un leone, ma in realtà tutti si sono comportati veramente molto 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 bene. E ti dico che
Sarà una gara interessante, gara 2, perché mi aspetto tanti cambiamenti a livello di, ma anche di equilibrio, no? Anche di prestazione alla prima curva, sì, anche di intelligenza. Penso che adesso saranno perché più attenti. Prenderanno delle bastonate adesso dalla direzione gara, sì. Soprattutto perché Amos, ricordiamolo, al primo giro la penalità è doppia. Sì, è sempre così. Quante volte, ragazzi, nei pre-briefing, nei briefing pre-gara, non avete idea di quanto stressano anche i direttori. Guarda, i commissari. Ti racconto una storia. C'è stato il campionato GT qui a Monza. Sì. Io mi faccio dallo scorso anno tutti i briefing pre-gara, e c'è il direttore di gara che è sempre molto incazzato, perché nel senso che dice: ragazzi, non mi fate vedere cose strane alla prima curva, al primo giro, perché vi poi lì sono gare endurance, quindi di solito sono ancora più severi. Però questo per farti capire che non è una cosa che troviamo solo nel sim race. Cioè, il contatto alla prima curva è successo nel GT, succede nelle Formula, è successo in Formula 1, in Formula 2, in Formula 3, in IndyCar, succede dappertutto. Poi ci sono dei circuiti che sono più propensi ad avere questi contatti, soprattutto quello di Monza, che è un imbuto. Sai, è incredibile pensare che tu puoi raccontarla e puoi farla credere quanto vuoi, ma tanto alla fine il pilota o anche il sim driver penserà sempre: la prima curva, occasione di sorpasso, impossibile, posso guadagnare 4 posizioni, 5 posizioni, tutte in un colpo, quanto mi capita? Solo 30 minuti in questo caso. Ma l'ho vista anche alla 24 ore di Le Mans, alla partenza, quando sì, nelle hypercar hanno... E quanto dura 24 ore di Le Mans? Un giorno? Solo 24 ore, infatti. Infatti, in curva 1, anzi 2, c'erano già piloti al bloccaggio, incidenti. Io dico, immagina poi in l'endurance, quando c'è cambio pilota, cosa vai a dire al tuo compagno di squadra? Beh, guarda, io poi è bello, no? Perché quando sei nei circuiti ti muovi durante quelle che sono le sessioni dove non c'è prevista telecronaca, e quindi vai a fare dei bagagli di esperienze enormi. È la differenza tra l'essere presente e non esserci, no? E quell'esperienza a me ha cambiato completamente la vita, ma dal punto di vista di ciò che riesci a trasmettere poi al pubblico che ti ascolta, perché vivi le emozioni, vivi gli ingegneri, vivi gli addetti ai lavori, che sono la parte, il cuore pulsante di tutto quello che è un progetto di un campionato, e praticamente ti rendi conto anche un po' delle sensazioni dei piloti off camera. Mi è capitato di vedere le moto, vedere le sensazioni dopo i test, come va la macchina quando un pilota è contrariato, quando non lo è, e devo dire che lì le emozioni sono pure, allo stato puro, quindi non ci sono freni. Arriva il pilota, si è arrabbiato, lo vedi, lo che senti, sbatte, lo vedi tutto, perché poi quando sei all'interno di una competizione, e lo siamo anche qui, sei puntato a vincere. Sei obbligato a vincere, ma non dagli altri, da te stesso, perché ovviamente sai che hai degli occhi addosso, e sai che quando fai questo sport, reale o virtuale che sia, sei uno di quelli che la competizione ce l'ha nel sangue. La competizione vuol dire arrivare primo. Guarda, Ivan, forse abbiamo la classifica, qualcosa? Cosa? No, c'è Gaia che fa dei danni. Vero, Gaia? No, assolutamente. Tutto a posto, tutto regolare. Sai qualcosa riguardo la direzione gara? Non è andata a mangiare. Non può parlare, però. Lei non può parlare. Tipo quelle. Visto quando chiedi, dici no, io non disclosure agreement. No, noi parlo, non hablo spagnolo, italiano. C'è tanto mormorio lì dietro. Mamma mia, comunque, sì. Amos, ti chiedo. Sì. Quanto ti piacerebbe provare da 1 a 10 questa macchina? In realtà, ero stato passeggero solo di un collaudatore dall'ARA, Antonio Vacca, non so dov'è, penso che sia lì, ecco, lì dietro. Sta parlando, voi non lo vedete dalla telecamera. E già solo lì, anche l'entrata, non so se tu hai visto come si entra. No, però dopo la guardo. Allora, intanto, quando sei dentro non ci sono i finestrini. Questa, beh, l'XP l'abbiamo vista in pista, ma l'XP non ha proprio il parabrezza, non ha niente. Una dall'ARA stradale, quella lì con le ali di gabbiano, non ha i finestrini, c'è solo l'aria condizionata, che tra l'altro è anche un optional tra le altre cose. Come si entra? Praticamente quando tu sì, no, è fondamentale in quel caso, veramente. Quando tu vai verso il sedile, devi mettere prima un piede dentro, poi metterti a cavalcioni su seduto, praticamente sul montante, e poi entrare. Non c'è nessuna portiera, non c'è niente. È una cosa molto magica. Racing. È minimal a livelli incredibili, ed è questo il bello. È una macchina bellissima, è una macchina. Come hanno fatto ad omologarla, non lo so, perché quell'auto è un mostro di tecnologia e di aerodinamica, soprattutto. Quello che mi preme cercare di ricordare un po' a tutto quello che il pubblico che ci segue a casa, è qui con noi, eccetera, è che dall'ARA ovviamente non è una macchina che vedi
così tanto in, per strada. Ovviamente è prodotta in una serie limitata, quindi non è prodotta in larga scala, perché ovviamente la storia di Dallara nasce sull'ingegneria dell'automobile, nel cercare di apportare le più importanti migliorie dal punto di vista di ingegneristica e progettualità, lavorando sui materiali e sull'aerodinamica. Queste sono le basi del progetto Dallara, che è un'eccellenza italiana per l'esaltezza Varano dei Melegari in Parma, dove tra l'altro adesso c'è un nostro amico che sta correndo una gara, in bocca al lupo David, ciao. E su una monoposto, tra l'altro, perché ricordiamolo che l'azienda, che è quella di Dallara, è leader nel settore mondiale, non solo la Formula 2, Formula 3, non solo fa il telaio della Haas, ma anche nelle formuline, quindi sempre. Formula 4, Dallara, tutto ciò ovunque. Che è Formula, ormai praticamente c'è quasi un monopolio, ed è un vanto dire che il monopolio di tutte quelle che sono le vetture più veloci al mondo, ovviamente è non parlo sicure. Di è più sicura al mondo, tra l'altro, però non parlo magari in Formula 1 come tutti i marchi, ma sicuramente c'è una grande esperienza che passa tramite una collaborazione anch'essa con Dallara, perché comunque quando c'è un leader nel settore qualche domanda prima di fare qualcosa gliela fai. E credo che sia un vanto che vada sottolineato con la penna dorata per largo e largo tempo, Amos. In Italia siamo fortunati ad avere grandissimi marchi e l'ingegner Giampaolo Dallara, grande stima per essere rimasto in un paesino come quello di Varano dei Melegari e aver costruito una fortezza incredibile. Quindi invito anche ad andare al museo Dallara, perché oltre a vedere pezzi di storia incredibile, potrete assistere anche a un edificio che da solo vale il prezzo anche del biglietto. Con il design fa la differenza. Sì. Quello che ovviamente mi viene da pensare, che in Italia, se ci pensiamo, l'Italia dei paesi, delle sagre, delle province, no, eccetera, se tu ci pensi, tutte le realtà e di persone che hanno fatto la differenza nella storia del motorsport e anche di marchi, soprattutto, che hanno fatto la differenza nella storia del motorsport, passano tutti con questo connubio: rimanere legato alle origini, quel paesino da cui sei nato. È vero. Varano dei Melegari, Maranello, Sant'Agata Bolognese, Tavuglia, Borgo Panigale, Tavuglia. Sono tutte storie che hanno questo legame, nel senso che quando rimani legato alle tue origini, queste origini probabilmente ti fanno capire tanto, e hanno questa carica e questa esperienza e queste tradizioni che sono un qualcosa in più per tutti, perché quando riesci a essere colui che onora al meglio e non rinnega mai le proprie origini, credo che fai la differenza rispetto agli altri. Credo che sia un dato di fatto, non può essere una casualità, Amos. No, è vero. Penso che rimanere nel proprio, avere le persone giuste sempre nello stesso cerchio in cui si è nato, si è cresciuti, secondo me può fare la differenza. Penso che vengono richiamati i Sim Driver. Intanto non so se abbiamo qualche notizia riguardo anche eventuali penalità. Adesso a qualcuno rubiamo qualcosa, però, Amos. Sì, esatto, possiamo rubare le indicazioni dei piloti. Allora vediamo un po', sai qualcosa tu, signorino? Ah, io sto solo mangiando. Intanto non può nascondere il panino, perché l'abbiamo visto. Allora, intanto vediamo se c'è anche una bottiglietta d'acqua, che me la prendo molto volentieri. Sì. Ma intanto aspettiamo comunicazioni ufficiali da parte della direzione gara per capire un po' quelli che sono stati intanto i risultati di gara 1. Non so se arriveranno già adesso, ma comunque le procedure su quella che sarà l'avvio di gara 2. Quindi adesso capiamo un secondo. Però spieghiamolo, il format è lo stesso di prima. Qualifica, sì. Si va adesso a cercare la miglior prestazione e poi ovviamente c'è gara 2 di mezz'ora, come quello che abbiamo vissuto, sì, praticamente esatto. Poc'anzi. 15:30, semplicemente 15:30, quindi penso adesso abbiamo visto 19 giri, penso ovviamente 19 giri. Vedremo la stessa volta, più stessa o meno 19:20, perché magari adesso, però anche se a dire la verità, Dalcamo è riuscito ad andare via praticamente da subito, quindi in acque torbide non ci è rimasto. Sarà interessante capire quanto sono cambiate le situazioni e quanto i piloti riusciranno a aver cambiato qualcosa sulla propria vettura, ma non tanto sulla vettura, sul proprio stile di guida. Sul proprio stile di guida e anche sulla propria testa, perché non voglio sinceramente rivedere più quello che è successo in curva 1, perché è stato abbastanza traumatico,
da piloti che non mi aspettavo, quindi sono tutti colleghi, amici, quindi di conseguenza voglio vedere molto più spettacolo in pista, non fuori sull'erba in curva 1 o fuori. Però Amos, quella è purtroppo il DNA del pilota della competizione, crea questo poi bagarra al limite. Senti, mi sento vecchio a parlare così, infatti hai ragione, perché mi sento vecchio, sembro proprio il commissario. Sì, io mi sento proprio il commissario. Dice, allora ti dico una cosa, ho iniziato a fare questo mestiere qui che avevo nel 97, è lontano 1938 praticamente no, ho fatto praticamente, ho iniziato che avevo 21 anni e non ora ti ne dico hai? No, vabbè, non si dice, però non si chiede a un telecronista, no, così si dice, no? E però ne ho di più, e già il fatto che siccome non ne ho tanti di più, ti dico che non è che sono tanto felice di questa cosa. Forse un po' troppo, mi sembra ieri che ho fatto la prima telecronaca qui, quindi quindi così tanto tempo fa, ti ricordi anche qual è stata? Ah, tu ti ricordi, eri biondo, Amos, tu, eh? Sì, ero biondo senza capelli. Esatto. No, ma ti ricordi qual è stata? La mia prima telecronaca on site fu a Milano. Fa? A Milano, e fu alla praticamente dove è adesso l'eSport Palace di fronte. Ok. Al quartiere nuovo. Fu una finale, c'era Giovanni De Salvo che aveva appena imparato a camminare, non era neanche maggiorenne, però eravamo qui tutti. 21 anni fa. Era l'ho detto, lontano, erano gli anni 50. Anni 50 di quando Monza poi è arrivata, anzi è arrivata, è ancora stata doveva in costruirla Formula Monza, mi sembra un po' eccessivo. Allora, a parte gli scherzi, piloti adesso, addirittura qualcuno con le cuffie in testa, alcuni vanno a lavorare sul setup, bello essere intanto guardando indietro, no? Noi scherzavamo su quanti anni sono passati, quanto è costante ormai avere il sim racing all'interno di ogni manifestazione sportiva. Ormai è scontato. Sì, non può non esistere, penso ormai. Ormai coesistono e navigano sempre tutti alla stessa velocità. Quindi è bello vedere l'evoluzione sia in pista. Mamma mia che è arrivato! Super. Abbiamo qualche guest grande star che ha fatto qualche evento l'altra sera, l'ho raccontato. Allora lui era veramente piccolo. Ma lui, veramente lui era veramente piccolo quando abbiamo iniziato. Non io ero biondo, ma lui era piccolo. Io ho iniziato 10 anni fa, anzi 13 anni fa. Tu mi sa, sì, no, 4 anni. Lui doveva ancora nascere lì. No, perché mia, ricordiamolo. Io mi ricordo quando ci fu il primo campionato, che c'erano piloti come lui, come Luca, che diceva piccolo, aveva 11 anni, era un prodigio. Mi ricordo la foto, uscì questo ragazzo e indovina che io gareggiavo io, quindi sì, per pratica, mi ricordo l'immagine che c'era particolare attenzione, e quello che sapevo io è che ti devi togliere sempre dalle attenzioni mediatiche, e puntualmente io partivo accanto a lui. Quindi ho detto, ecco, finisce sempre così. Aveva uno stile di vita particolare. Meno male che ho intrapreso altre strade. Il piccolo Losio che vediamo qui davanti. Sì, poi assolutamente. Ve ne parleremo. Comunque, guarda, per rispondere a quella domanda lì, alla domanda del sim racing che vive insieme al mondo delle corse, è un piacere. È un piacere vedere che il sim racing è tanto apprezzato, soprattutto durante il periodo del Covid, quando grandi celebrità, soprattutto, sono state costrette chiaramente a rimanere a casa. Allora il sim racing è andato veramente tanto di moda, ma da lì non si è mai spenta la fiamma, sì, che si era già accesa, non si è mai spenta, anzi grazie a questo evento, insomma, un sacco di persone presenti, un sacco di persone che vogliono provare. Poi vi ricordo che dopo questo evento, dopo questa seconda gara, dalle ore 15:30 saranno nuovamente disponibili i simulatori per tutti dai 16 anni in su. Bisogna avere un po' 16 anni, però anche perché comunque sono materiali, sì, sono molto potenti, anche qui, pericolosi. Sono, ecco, diciamo che la potenza di questi simulatori è molto elevata, quindi bisogna avere una gestione della forza già un pochino più sviluppata, però bello per tutti poter mettere le mani e rendersi conto, no? Esatto. Quanto realisticamente questi simulatori siano belli e facciano la differenza. E ti dico una cosa importante, che questi giorni se ne è parlato molto, ragazzi che magari guidano delle macchine per strada e non sono pronti. Si parla adesso dell'anno di patente, 3 anni di patente, c'è un po' di polemica per tutto quello che è successo, ma al di là di questa cosa qui,
Io ho sempre detto, in tempi non sospetti, da quando facevamo il Lucca Comics, che questi simulatori, e parlo per esperienza personale, ti insegnano a guidare la macchina anche in situazioni di pericolo. Lo fai con zero rischio, perché comunque qui non hai problematiche che vai a sbattere. Molti dicono sì, ma qui non hai la paura. In realtà, quando fai le gare, hai paura di sbagliare, hai tantissima paura, tantissima ansia. E ti insegnano a capire come una macchina può partire, come può perdere aderenza, come può reagire male a delle situazioni di bagnato, di scarso grip, di brecciolino, di frenate di emergenza, di ostacoli improvvisi, come può essere un bambino, può essere un gatto, può essere un ostacolo, qualsiasi cosa può succedere. E ti parlo di esperienza personale, Amos, a me il simulatore non ti dico che mi ha salvato la vita, ma mi ha salvato sicuramente la macchina, perché quando avevo 18 anni, che giravo già col simulatore da 2-3 anni, mi successe che mi fui distratto alla guida, c'era un canale d'acqua uscito da un tombino che si era rotto e la macchina mi ha perso aderenza al posteriore, okay. E in maniera naturale io ho controsterzato, poi dopo 30 metri al semaforo ho pensato, ho detto porca miseria, perché ti insegna, questo non vuol dire che devi andare a fare i traversi in giro, no, la distrazione mai. Non deve esserci, però sappiamo che in una vita intera può succedere che ti distrai o che fai un errore, può succedere in qualsiasi argomento, non solo nella guida, non deve succedere, ma può succedere. Avere una preparazione con il simulatore, ti posso garantire, e tu lo sai benissimo, cambia completamente il tuo approccio alla guida. La percezione. E vorrei percezione che qualcuno se ne accorgesse, infatti, perché è fondamentale. Mi raccomando, non fate gli stupidi per strada, nella strada reale. È importantissimo, specie non solo per l'ultimo periodo, ma in generale non fatelo. Ci sono i simulatori apposta. Poi uno pensa, ok, vado col simulatore, allora adesso sono capace a correre, esatto, corro di più. In realtà no, è come quando vai sui kart, esatto. Ti sfoghi. Quindi dopo non hai voglia di correre per strada. Nei circuiti, nelle piste, nei track day, esatto. Puoi fare quello che vuoi. Poi fuori naturalmente bisogna rispettare tutti i limiti. E soprattutto una cosa, la distanza di sicurezza è importantissima. Fondamentale, ma questi sono argomenti che conosciamo benissimo. Adesso Amos, siamo in qualifica, signori. Adesso Amos, siamo nuovamente in qualifica. Siamo, possiamo chiamarla Q2? Chiamiamola Q2. Siamo in Q2, per chi piacciono i termini formulistici. Adesso c'è Leonardo D'Alcamo, inquadrato vincitore di gara 1. Attendiamo i risultati ufficiali. Gaia, io me la prendo con te, tanto lo sai che oggi sono con te. Ti dico Amos, Gaia è lì. Ah, okay. Prenditela con lei. Ah no, perché io stavo guardando specchiato. Scusa, va bene, niente. Sì. Andiamo. Va bene, ok. Andiamo. Show must go on, no? Mi vuol dire. Sì, a parte gli scherzi, Amos, ti aspetti un miglioramento delle prestazioni in qualifica? Allora, 43 passo è stato il tempo di 43.0, se non vado errato, di Giovanni. Sì, certo, hanno 20 giri alle spalle di esperienza, assolutamente. Penso che i gradi siano rimasti gli stessi, perché anche la temperatura dell'asfalto e dell'aria fa molto, fa veramente moltissimo. Su alcuni sim non si nota la differenza, su alcuni invece tantissimo, ma 10 gradi fanno più di un secondo di differenza, sì. Dipende anche dalle piste. Sì, ovviamente, ma te ne rendi conto, specialmente per chi segue le gare endurance, ti rendi conto quanto a parità di gomma, con il calar della notte, il risorgere del sole, cambino le prestazioni. Addirittura poi nelle GT ci sono vari marchi, quindi ogni macchina ha una prestazione completamente differente. Quindi riesce a reagire meglio o peggio a seconda del setup. Vabbè, poi entriamo nel profondo, però ti fa capire che tutto quello che è circostante influisce, lo fa anche nel sim race, perché chi uno magari non può pensarlo, ma questo è un simulatore di guida, non è un gioco. No, quindi non è un gioco. Sono due cose completamente diverse. Pensate, lo capisco, Amos. Simula qualsiasi altra cosa. Aspetto, la persona che non ha mai giocato al simulatore, la prima curva va dritta. Certo. Scritto, matematico. Cambia completamente rispetto a un gioco, come si suol dire, arcade. Qui cambia completamente perché quello che tu riscontri è reale. Ricordiamolo che i circuiti che vedete sono ricostruiti a laser scan. Cosa vuol dire? Che la ricostruzione del tracciato non è identica solo nel disegno, ma anche nelle disconnessioni dell'asfalto. Nel senso che se a Monza, quando è stato fatto il laser scan, c'era una buca qui, in questo punto qui, tu la ritrovi perché era fatta in quel modo. Quindi questa è la differenza. Stesso discorso, anche le vetture sono costruite tramite laser scan, il progetto della vettura viene riportato attraverso programmi di ingegneristica che sono più sofisticati di AutoCAD, però quello, il principio, se lo conoscete, viene riportata tutta la ricostruzione ingegneristica e fisica della macchina sul motore fisico del gioco.
per cercare del simulatore per cercare di ricostruire al massimo le prestazioni e quindi poter lavorare anche su quelle che sono le variazioni di setup. Quindi questo è un lavoro che poi viene Amos aggiornato mese dopo mese, esatto, no? Esatto, poi voglio anche farvi capire quanto sia importante per i piloti un simulatore. Max Verstappen penso che lo conosciamo tutti. Adesso lo monta sull'aereo. Ecco, lo vuole montare anche sull'aereo. In un'intervista gli è stato chiesto, ma non lo so, in un'intervista gli è stato chiesto, ci sono altre passioni a parte guidare forte, tutto questo. Guidare il sim racing, sì, il sim racing, guidare sui simulatori. Io letteralmente dopo il Gran Premio di Jeddah, secondo Gran Premio di quest'anno, il giorno dopo era a fare un evento per Sebring per una endurance di 12 ore che poi comunque ha vinto. È un mostro ed è estremamente settato, proprio impostato per il simulatore, perché capisce che il simulatore. Ti posso dare una notizia, soprattutto perché qui si rende conto la vicinanza che c'è tra il mondo reale, che ormai ci, prima dell'avvento dei simulatori ci sembrava tanto lontana la televisione, no? Quindi la Formula 1 ci sembra un mondo intoccabile, ma come può essere la Formula 2, la Formula 3, certo, la IndyCar, sì, mondi, e via via tutte le categorie. In realtà noi abbiamo avuto qui un pilota che correva proprio contro Giovanni De Salvo, abbiamo visto dei duelli meravigliosi, probabilmente magari anche da queste parti, che è Enzo Bonito, che è compagno di squadra di Max Verstappen nel Sim Race. E lui correva qui in campionato con noi, lo conosciamo, la nostra conoscenza, il nostro amico, e lui corre in una squadra di Sim Racing dove fa ovviamente il compagno di squadra con Max nella 24 ore virtuale di Le Mans, ha fatto il compagno di squadra di Max, e quindi questo fa capire quanto siamo vicini e quanto realisticamente il simulatore, non solo quello che una volta di cui si parlava, perché quando si parlava negli anni 2000 del simulatore ti immaginavi queste strutture spaziali che avevano solo dentro le fabbriche super segrete, in realtà eccoli qui, quelli con i quali lavorano, e addirittura pensate che questi sono i simulatori ufficiali della categoria GT, sulle quali i piloti corrono un campionato, tra l'altro portano anche dei punti nel campionato reale, quindi entriamo ancora di più. Torniamo nella qualifica, De Salvo 1:43.2, che ha già fatto un gran tempo. Gran tempo e ovviamente parte con il fuoco nell'anima e negli occhi. Ah sì, allora, non sappiamo ancora riguardo gara 1, posizioni e tutto, speriamo di sapere qualcosa presto, magari direzione gara avete qualche idea su penalità per gara 1, non c'è stato nulla. Arriva il risultato. Arriva, oh che bello. Eccolo qui, la busta. Arriva Lavalletto. Eccolo qui. Il concorrente eliminato, Okay. No. Allora, dobbiamo rivedere un attimo le azioni meglio. Quindi con calma, perché la sopra gara 1 e gara 2 c'è un tempo leggermente rapidamente. Per il momento abbiamo controllo. Dobbiamo rivedere un attimo meglio le situazioni di gara, perché sono sicuramente molto critiche e sono successe una marea di cose in gara. Al momento quello che abbiamo notato è che sicuramente c'è stato un grosso guadagno da parte di Dalcamo, sì, nella prima variante della prima curva, e quindi al 99% avrà 10 secondi di penalità per quel contatto, e quindi in automatico passa dietro De Salvo. Abbiamo ricontrollato il contatto di De Salvo della non della prima variante, quello ma con Zenna, curva grande con Zenna, sì, dove Zenna poi si rigira. Siamo un attimo indecisi lì, probabilmente contatto di gara, in quanto Zenna taglia verso l'interno, okay, pesantemente portandolo sull'erba. De Salvo non aveva più spazio, già si era inserito con il muso, okay, e Zenna taglia, proprio si vede un taglio che gli chiude la strada, quindi siamo intenzionati a dare contatto di gara. Vediamo, d'accordo, la ricontrolliamo meglio, daremo i risultati appena finita gara 2, sperando che non succeda come gara 1. Altrimenti in gara 3, ricorda un po' Michael Masi lui, anche perché poi dopo in direzione gara salirà anche Amos Laurito. Perfetto, a darci una bella ho capito mano. Già come oggi, dai. Ho capito, bene. Da parte degli scherzi, grazie a Gioele. Direzione gara live, bello anche questo, bello, no? Sì, avere lavoro con il quale stanno rivedendo il video in live. L'audio, no? Quando commenti, sì, hai... se lo stai puntualmente me lo alzano e spacca un orecchio quando car parte. Number 88, esatto, però lo sentono anche da casa, è bello perché lo sentono anche da casa. Sì. In questo momento quindi lavoro per quanto riguarda il risultato ufficiale di gara 1, quindi noi racconteremo in onor di cronaca gara 2
indipendentemente da quello che sì, sarà sì, il risultato finale, quindi non faremo classifica avulsa. Questo è il programma per questa qualifica 2 e gara 2 che partirà immediatamente dopo i prossimi 6 minuti. 1:43.216 per De Salvo, si avvicina l'Omi, tanto 296 millesimi di ritardo con Dalcamo, 542 millesimi di ritardo con Zenna, 997 millesimi in quarta posizione, quindi sotto il secondo soltanto 4 piloti, prima erano in 5. Mi aspetto un miglioramento di Costantino, così come ha fatto in gara 1. Sì, Costantino anche Seminara, noi abbiamo saputo appunto delle penalità dei primi due, ma sicuramente ci saranno altre conseguenze dopo. Non vedo l'ora di essere chiamato dalla direzione per capire un pochino cosa può accadere. E intanto 43-2 è fatto comunque mentre noi parlavamo, a 12 minuti dalla fine persiste quel tempo, non riesce, la perde lì Amos, classico lì nel solbarzare, troppo su quelli che sono i panettoncini. Macchina Amos, che cos'è che succede lì? Allora, lì chiaramente vai a sfruttare molto le sospensioni, gli ammortizzatori, quindi evidentemente la macchina è stata irrigidita troppo, e quindi quando vai tutto sicuro verso un cordolo la macchina si alza, si abbassa, si abbassa, si abbassa, si alza, ed evidentemente non si è riuscita ad ammortizzare abbastanza bene, quindi dal lato setup c'è stato un errore e la macchina purtroppo va in testa coda netto. Si sta provando a migliorare Zenna, occhio, 43 e fa, infatti si migliora leggermente, 804 millesimi, 1:44.0 per Zenna, che si conferma in quarta posizione, 804 millesimi di ritardo, non scende sotto il muro del 44, c'è solo De Salvo, Lomi e Dalcamo ad essere riusciti a rompere appunto il muro del 1:44 netto, con le immagini che invece vanno a pescare Baio, che è in decima posizione. In realtà prima Amos, si sono mischiati tutti dopo tantissimo quel contatto. Costantino partiva in P5 prima, adesso è soltanto in sesta posizione. De Salvo ha confermato, però Lomi si è avvicinato tanto, Lomi si è avvicinato, questi 2-3 decimi alla fine a Monza sono relativi, perché con la scia riesci sempre a guadagnare. Abbiamo visto De Salvo arrivare la staccata appaiato a Zenna prima con 5-6 decimi di svantaggio all'uscita dalla parabolica, quindi assolutamente hai la grande chance. La grande chance soprattutto perché mancano 4 minuti, abbiamo visto che prima... La prima posizione non è che ha garantito sicurezza a nessuno, no. Però lo sappiamo, Monza è così, sicuramente adesso ci sarà stata una ramanzina. Guarda che bello, bello intanto, meraviglioso. Bellissimo. Con questa macchina che poi è lo stesso colore è quella che vediamo fuori. Esatto. Ha una macchina pesante anche a livello di colorazione, Dalcamo. Dalcamo, passaggio perfetto sui cordoli, macchina morbidissima. Parlavo appunto con De Salvo prima, la macchina di De Salvo è velocissima sul dritto perché ha abbassato la vettura, ha un assetto molto basso, ribassato, e costringe De Salvo a evitare i cordoli, soprattutto della Scari, ma va fortissimo come abbiamo visto sul dritto. Sì, assolutamente, ecco, sì, veramente migliora, molto forte, intanto si migliora, Dalcamo, 388 millesimi, non male. Era bello staccato, prima in Q1, quindi in Q1, nella prima qualifica. No, Q1, l'abbiamo chiamata Q2 questa, quindi è Q1, assolutamente, 1:43.9, scende sotto il muro del 44, Zenna che ha pescato un buon ritmo, sai Amos, qui quando riesci ad essere caldo, no, fai giro dopo giro, sembrerebbe che le gomme, o perlomeno il tengano setup con il serbatoio, vanno per tre giri. Tanto cordolo qua invece. Cos'è che va evitato, Amos? Assolutamente il panettone arancione, bisogna stare più vicino possibile, ma senza mai toccarlo, soprattutto anche di curva 2. Non so se è successo qualcosa. No, non cambia di quadratura, passano adesso la curva del serraglio e Cornalba inquadrato con Turri in posizione numero 12 con la vettura rosa. In realtà sono veramente belle queste macchine. Questa variante della Dallara Stradale XP, ovviamente questa variante un pochino più racing ancora, se vogliamo, con senza parabrezza, quindi non è una macchina che va per strada. No, questa onestamente non credo che sia è omologata per andare in strada la XP. Esatto, il ovviamente Jazz, no. Beh, io immaginavo. La stradale normale, la stradale normale sì, 400 cavalli. Questa meno male, devo dire, perché altrimenti ok, raso a terra. Io dopo vorrei rubare la possibilità di fare qualche domanda per essere curiosi qui in diretta con noi per questa macchina. Hai visto come fanno la Scari? Non la fare così con la XP, perché qui onestamente qua avranno alzato tanto la macchina e l'altezza si fa sentire. Ovviamente nel sim racing puoi permetterti di fare cose. È arrivata un'altra comunicazione, vediamo un po'. Ah no, abbiamo... Ciao a tutti. Eccoci qua. Allora, abbiamo Alessio Romito, sulla infatti ti abbiamo pescato come quando vai in macchinette con i peluche.
Allora, domanda interessante, mi interessa capire il tuo punto di vista di quello che vedi, nel senso, un sim race che rispecchia quello che si può fare con questa macchina, ma soprattutto se è un progetto che può andare così forte. Sì, allora noi ieri abbiamo avuto dei clienti della Dallara Stradale che giocano molto spesso su Assetto Corsa tra di loro e hanno detto che il modello di Assetto Corsa della Dallara Stradale è molto molto realistico, gli dà delle sensazioni di guida molto simili, commentavano addirittura sulla forza frenante, no, del, se era 50 kg andava bene, 80 kg era troppo, quindi è un modello che ci sta dando tante soddisfazioni da questo punto di vista e su cui puntiamo comunque per il futuro. Che differenza c'è tra la meravigliosa Dallara Stradale che vi ricordo presentammo qui nel primo evento di Dallara eSport Championship a livello internazionale e questa variante XP? Allora, la XP è una variante, come abbiamo detto, è la stradale non stradale, mi piace chiamarla, perché non è omologata per l'utilizzo su strade pubbliche, è solo per circuito, è stata alleggerita, è stato potenziato il motore, l'aerodinamica anche molto, come potete vedere una delle modifiche più evidenti è l'ala che ha due profili invece che uno, come sulla Dallara Stradale, ed è sviluppa 1250 kg di forza aerodinamica su una macchina che pesa 870-850 a secco, quindi potrebbe andare in teoria a testa in giù, no? A velocità massima. Quello dicevo infatti della pista arcobaleno di Mario Kart, ho pensato che potesse farla in pieno, e infatti... Cioè, fu una celebre pubblicità che facevano, ti ricordi, il tunnel, giravano immediatamente così. No, ma a parte gli scherzi, è una macchina che vi piace particolarmente perché riprende un po' quelle linee caratteristiche della Dallara Stradale, che ha avuto un enorme successo, molto più di quanto ci si potesse aspettare. La prima macchina stradale di Dallara prodotta in serie limitata. Ecco, perché è nata questa variante XP? Perché ha avuto tanto successo con la Stradale? Allora, la Stradale è nata come il sogno dell'ingegner Dallara. Questo me lo ricordo. Una macchina con cui poter andare sulla Cisa, andare poi Porto passare Venere. Dal Porto Venere, passare al Mugello, dare la paga a tutti e tornare a casa. Esatto. La XP è un'evoluzione perché è una macchina così bella come la stradale, bisogna rendere la giustizia ancora di più sul circuito, anche i clienti ce lo chiedevano, quindi di avere delle modifiche. Alcune delle modifiche della XP adesso sono anche disponibili sulla stradale come un kit aftermarket, quindi diciamo che si sta sottigliando la differenza tra le due vetture. Volendo, è nata come macchina per il circuito perché Dallara fa quello, fa motorsport, e quindi era inevitabile che prima o poi si arrivasse qui. Sì, no, assolutamente è un bellissimo progetto e devo dire che poi quando il progetto è marchiato Dallara, ma devo dire che nel punto di vista del motorsport e sim racing ormai ogni persona va ad occhi chiusi, affidabilità certa, 100%, perché è al centro del mondo del motorsport. Amos. No, volevo sapere una domanda tecnica, ovvero qual è il rapporto chili-cavalli? Allora, se non ricordo male sono 500 cavalli sulla XP, quindi sono passati da 400 della stradale a 500 su 800... 750 Nm di coppia, 750. E quindi su 850 di chili a secco è un bel rapporto. Ma è vero che c'è per i telecronisti la possibilità di avere una macchina? Aia, attenzione. E qui sparisco. Scherzo, no. No, allora, intanto ovviamente adesso si va in gara. Dal punto di vista vostro, no, che guardate, tu ovviamente la guidi in pista, la macchina ha le sensazioni reali, quanto è bello vedere una competizione così serrata tra piloti che guidano una macchina del genere così bella, ecco, quanto vi piace e quanto piace a tutta Dallara, partendo dall'ingegner Dallara e in poi questo modello sim racing. È fantastico vedere 12 persone di talento qui che se le danno di santa ragione, forse anche un po' troppo guardando curva 1 del primo giro, ma per noi la simulazione è fondamentale, l'eSports è un ramo super interessante, quindi con piacere stiamo continuando anno dopo anno e magari anche espanderlo nei prossimi, ci abbiamo un po' di idee in testa. Ed è anche bello in iniziative del genere dove c'è il mondo reale dietro di noi con dei motori e delle emozioni vere che però non stanno gareggiando.
si stanno divertendo tantissimo, sicuramente girando un circuito fantastico come Monza, certo. Ed è una parte del motorsport, ma questa è un'altra parte del motorsport, questo è il racing vero, anche se è con macchine virtuali. Siamo convinti che quello che imparano i ragazzi su macchine virtuali poi possono tranquillamente applicarlo in pista. Diciamo che siamo fortunati perché questa disciplina virtuale è l'unico e-sport dove quello che impari nel virtuale lo puoi portare nel mondo reale, mentre invece un ragazzo che sa giocare a FIFA non necessariamente è un campione di calcio. Quindi da questo punto di vista per noi è fondamentale e siamo felici di fare questa iniziativa. Ultima domanda, lo lascio proprio percorrendo quello che è stata la tua ultima risposta che mi hai dato. Voi avete avuto la possibilità di vedere questi ragazzi che si sono aggiudicati le prime posizioni mettere mano sulla macchina vera in pista con voi, o comunque fare un test sulla macchina stradale. Ecco, ritrovate qualcosa di quello che vedete? Sicuramente siamo sicuri che quando vanno in pista non vanno a sbattere. Okay, ecco, è importante, fondamentale già, questa cosa. Siamo sicuri che sanno ricreare in pista le sensazioni che vedono poi nel virtuale. Questo dà una sicurezza, e anche tanti gentleman driver si stanno avvicinando alla simulazione perché per loro è un modo di abbassare il rischio, preparare il weekend di gara, come accade per certo. I team veri e propri. Quindi sicuramente vi lascio per la gara che sarà molto bella, e poi magari ci vediamo per un saluto. Assolutamente sì. Grazie mille. Abbiamo rubato qualche parola direttamente da chi la macchina la porta veramente. E Dalcamo invece ha rubato la posizione all'Omi, perché parte secondo. Parte secondo, nel frattempo ne eravamo immersi nella tecnica. Amos. Mamma, che meraviglia. Però quel discorso che ti facevo prima, no? Sensibilizzazione dei ragazzi. Te lo dice Dallara, non te lo dico io, perché la mia esperienza poteva essere, diciamo, una singolarità. Sentir dire da Dallara, sappiamo che quando un ragazzo esce da qui, da questa competizione, e mette mano su una macchina del genere, non una macchina stradale qualsiasi, sappiamo che non va a sbattere. Esatto. Questo, ragazzi, vuol dire che qua, quello che fai qua sopra ti educa. E lo sapevo perché tanti piloti, Daniel Pedrosa lo scorso anno non aveva mai portato una macchina da corsa, ha fatto tantissimo sim race. Lo stesso Jorge Lorenzo, lo stesso Valentino Rossi, che ho avuto il piacere di commentare, che ho ancora il piacere di commentare, fanno tantissima preparazione. Ma adesso è il momento, le luci si spengono su tutto il contorno perché si accendono i semafori, che sono perlomeno ancora spenti, ma si stanno per accendere, perché la gara è tutta su questi 12 ragazzi che adesso si scorneranno. 4, 5, 6 luci rosse. Attenzione, c'è una macchina che non c'è più. Rimaniamo qui. Fuoco agli scarichi di gara 2 della Dallara Sport Championship. Attenzione a quella che sarà la ripartenza. Occhio anche lì dietro a quelle che sono le facce dei piloti con De Salvo, che questa volta con la vettura arancione cercherà di essere un pochino più consona. Arriverà anche Dalcamo, che lo attacca. E di brutto con la vettura celeste va a prendersi l'interno. Dalcamo, attenzione al contatto di Lomi, che si gira prendendo il panetto al giro. Escono all'unisono, c'è una vettura verde che taglia. E adesso escono appaiati, quasi coreografici, i due, Dalcamo e De Salvo, che arrivano in questa curva delle PSO. Occhio lì dietro anche le vetture che seguono il tratto, con De Salvo che dovrebbe avere da prima l'esterno della traiettoria, da poi quello che sarà all'interno, all'ingresso della variante della roccia. Arriva profondo, che staccata, che progressione quella della vettura arancione, che ha più velocità, vettura più scarica, e riesce ad approfittare di quello che è un suo punto di setup. Si prende la prima posizione. Wow, De Salvo, ma come è arrivato e come ha staccato? Soprattutto è stato la colda, non capisco onestamente Lomi cosa è successo, perché ha perso arrivato il posteriore dal nulla. È arrivato probabilmente troppo Lomi, troppo aggressivo, si è ripreso la posizione. Casciaro, occhio anche al duello lì dietro con De Salvo, che prova ad allungare. Bravo. Adesso si è messo nella condizione migliore De Salvo, ovvero di poter imprimere il proprio ritmo. La macchina che Amos mi avevi definito essere settata per scappare. Eccola qui, infatti, 7 decimi già. Non è imprendibile sul dritto poi, tra l'altro. Costantino e Seminara, intanto il duello lì davanti, attenzione con Costantino, dovrebbe aver preso la posizione lì dietro. Questa, la vettura dovrebbe essere quella di Zenna, che sta lottando con la posizione di Turri. Cornalba inquadrato in questo momento con la vettura gialla fluo, e in fondo c'è Lombardo, che ha preso tanto distacco rispetto a tutti gli altri. Una bella partenza, meglio di quella che abbiamo visto in gara 1. Amos sicuramente meno adrenalinica, ma sicuramente più efficace e più giusta per quanto riguarda l'effetto gara. De Salvo prova ad allungare 7 decimi. Dalcamo, attenzione, perché potrebbe avere un buon ritmo, che in realtà sta cercando di contenere la fuga del pilota che adesso con la dura ragione, il contatto sul traguardo per Lomi, che passa lì con
la vettura che ferma contro il muro, c'è Miraglia, attenzione a quella che la vettura ferma lì, che contatto Amos, che paura, no, che paura Amos. Meno male che è un simulatore da questo punto di vista, non l'ho vista nemmeno io. No, no, assolutamente, poi dall'inquadratura lì ha tolto ogni immagine con il seminario, adesso inquadrato la vettura grigia che insegue l'Omi, lì che si sposta, c'è un po' di confusione adesso per capire un po' la concezione di quell'incidente, vedremo se ci sarà direzione gara che andrà a lavorare su quello che è successo. Amos, mentre De Salvo ha accumulato un vantaggio di un secondo e due. Lombardo sarà stato quel pilota che intanto era dietro perché era quello scomparso, sicuramente, però non so chi fosse quello in griglia, mamma mia. Un secondo e due intanto De Salvo, per l'appunto stanno scappando sia D'Alcamo che De Salvo, ricordiamo, Leonardo D'Alcamo al momento è sempre primo in dopo gara 1, ma forse verrà data una penalità, quindi se la giocano loro due soprattutto con occhio a Costantino che ci sta provando ad attaccare, scusami Amos, a Casciaro. Costantino questa volta non fatevi ingannare, sono cambiate le livree. Costantino questa volta la vettura rossa, non più quella gialla, e lì davanti c'è Casciaro che prova a difendersi più interno. Costantino riesce a uscire dalla variante Ascari, il duello lì dietro è quello tra la vettura rossa e la vettura blu, inquadrato D'Alcamo che prova a non far scappare via De Salvo, ma De Salvo in questo momento ne ha di più, un secondo e mezzo di vantaggio con D'Alcamo. Arrivano invece qui con Costantino che è all'ingresso della parabolica, si butta dentro e si cuce davanti alla vettura blu, che adesso però Amos avrà il favore scia. Sì, come dicevi tu prima, no? Da attaccante poi si devi passare a essere difensore. Passa subito Casciaro, secondo me ci prova perché ancora è molto golosa, intanto, Ci sono dei relitti fermi lì, attenzione a quelle che sono vetture che non sono ancora state rimosse. Arriva Costantino con Casciaro che ha preso tutta la scia, va verso l'esterno, si aprono nuovamente a ventaglio con Costantino che arriva bello profondo, quasi si inchioda, quasi si ferma nel capire chi dei due avesse potuto avuto o perlomeno tentato l'opportunità di incrociare le due vetture. Bello il sorpasso di Costantino che si è preso la posizione nei confronti di Casciaro e adesso lascia andare la sua vettura, la sua dall'area in versione stradale XP, si va verso il tratto della curva del Biessono e poi variante della Roggia. De Salvo con D'Alcamo un secondo e nove adesso, con terza posizione per Baio che è nella terra di nessuno, tranquillo. Confermo. E con la possibilità di fare una gara abbastanza strategica. Ti confermo, l'Omi ai box qui ha avuto tanti danni, probabilmente è stato, oltre ad essere coinvolto in prima curva, che è protagonista di quell'incidente sul rettilineo. Bisognerà capire chi è stato il colpevole di tutto quel incidente con Seminara, che adesso insegue Casciaro, che a sua volta insegue Costantino, che si è preso la posizione nei confronti del pilota con la vettura nera e blu. Casciaro non molla, soprattutto la scia. Attenzione, sì. Probabilmente Casciaro è molto veloce sul dritto, molto efficiente. Dovrà stare attento chiaramente nella zona della Scari, dove stiamo andando in questo momento, dove forse già loro ci sono. Con Seminara vicinissimo, Seminara che ha fatto male nella prima gara, mi pare che ha terminato in sesta posizione. Attenzione, eccolo qua. Intanto ci sta provando Seminara a prendersi la posizione, si va verso l'esterno, ovviamente gli concede soltanto la traiettoria esterna, ma riesce a prendersela con grande velocità. Hai mai visto una macchina stradale con questo effetto scia lungo? Lunghissimo. Sì, no, Casciaro è uscito molto male dalla Scari, infatti assetto secondo me molto scarico. Sì, ma la per scia qui, lui, la scia tanta roba, tantissimo. Per essere una macchina, come dicevi tu, di provenienza, stradale, di concezione stradale, diciamo così. È incredibile. Però ha una aerodinamica, un carico aerodinamico di relativa importanza, così ci è stato raccontato. Poi, non avendo il parabrezza io mi metterei via. Sì, secondo me si abbassano come sui kart. Casciaro con Seminara che di traverso regala anche amore e romanticismo con lo pneumatico, che però non ride, urla come le mandragore di Harry Potter. Si va fuori qui dalla prima variante, attenzione con Casciaro che adesso si va a prendere tutto l'interno nella curva del Biessono con la vettura blu, e adesso nuovamente sono appaiati quasi a mo' di sfida, si affiancano i due con la traiettoria che poi a Monza è un continuo di interno-esterno in ogni variante che il circuito Piazzolo concede. Si va all'esterno Costantino, attenzione perché però poi si prende Casciaro, pardon, l'interno, e si prende la posizione nei confronti del suo avversario. Appaiati. Il duello Amos è infinito qui. Ma che meraviglia, che sorpasso ha fatto Casciaro comunque all'esterno poi interno. Bravo, molto corretto anche Seminara. Non è facile in quel punto non arrivare lunghi. Cornalba ancora insegue Zenna che è lì davanti, prova nella seconda di Lesmo, traverso, si gira, seguiva, Cornalba, inseguiva perché si gira lì, bastarda come non mai la seconda di Lesmo. Amos, perché? La seconda di Lesmo entri fortissimo, dunque butti la macchina in curva e speri che il posteriore regga. In questo caso potrebbe avere già avuto un contante precedenza o delle Seminara con Casciaro si toccano, si chiude così il duello in un contatto che abbiamo visto soltanto nel finale.
e abbiamo visto che ne ha fatto le spese Casciaro, che rimane inghiottito dalle sabbie mobili fuori dalla variante Ascari, mentre fast slap per Giovanni De Salvo che passa 1.43.4, 1.44.4, un secondo tra De Salvo e Dalcamo in questo passaggio. Amos, sì, De Salvo sta facendo proprio il passo che vuole, con Baio terzo, ottimo per lui, ma 45.8, la differenza è netta al momento con lui, mentre qui Cornalba lascia andare Lombardo, lascia andare con la vettura verde salvia, bellissima, intanto c'è una vettura lì larga, Turri sta prendendo posizione su Lombardo e Cornalba, è arrivato lungo, forse ha problemi. C'è un po' un mix Turri. Adesso, un po' di confusione qui nella parabolica qui fuori, stanno passando praticamente sul lungo rettilineo dei box con le immagini che fanno godere anche di quelle che sono le situazioni di gara, con Federico Turri inquadrato 3 secondi e 3 intanto da De Salvo e Dalcamo, 12 secondi e 3 tra Baio e De Salvo. In 8 minuti, È una gara congelata lì davanti, Amos, impressionante il passo di De Salvo. Stanno facendo qualcosa di incredibile, con Costantino che sta arrivando a Baio intanto, quindi Costantino potrebbe quantomeno... Sei decimi. Sì, esatto, e Costantino non ha Lomi vicino, attenzione, perché Lomi è stato penalizzato dal contatto e punta secondo me al secondo barra terzo posto, finale. Ci può pensare soprattutto Costantino adesso che insegue Baio, Baio che è lontano soltanto sei decimi, ma lo vediamo a vista d'occhio, inutile parlare di distacchi in questo momento con la vettura rossa che insegue la vettura viola lì davanti, si passa adesso sotto il ponticello della curva del Serraglio, si va dentro adesso l'ingresso della variante Ascari con la vettura rossa che insegue e ha messo nel mirino la bellissima Dallara XP in versione viola, si va qui a tagliare netto quasi all'unisono, identiche le traiettorie tra i due, forse la prima volta che le vediamo. Costantino va sul back straight che porta poi all'ingresso della parabolica, il duello qui di quelli maschi sicuramente una bella sportellata, sarà all'onor di gloria e all'onor di cronaca, molto interessante da raccontare. Si va, attenzione qui con Lomi che si mette in undicesima posizione, doppiato ma in undicesima posizione, alla fine Lomi è anche secondo come miglior tempo sul giro, Lomi purtroppo al passo ma ha avuto problemi. Costantino è arrivato su Baio, proverà l'attacco adesso secondo voi? Sta provando Costantino, attenzione che insegue Paio, l'effetto scia è meno prepotente, sintomatico forse Amos di una vettura che ha un'ala un pochino più carica. Sì, probabilmente più a cucchiaio rispetto al buon Baio. Baio con questa livrea color melanzana, so se ti piace. Sì, mi piace il colore melanzano. Ti piace mi è questo colore? Più. Bravo. No, a me piace di più quello rosso-nero, onestamente. Bel vabbè, colore. Perché tu sei deformazione professionale calcistica, che adesso magari sei un po', no? No, adesso siamo in lutto. assolutamente d'accordo. Con Baio che è inseguito da Costantino, che con la macchina rossonera, lo possiamo dire allora, sì, questo momento è in quarta posizione, che insegue Baio che deve però scappare. Siamo alla prima di Lesmo, attenzione a questo tratto qui che porta poi verso la seconda di Lesmo, ed è un duello che tra poco prenderà fuoco come un braciere d'inverno, e allora attenzione a quello che sarà la difesa di Baio, che però Amos mi sembra a posto. Guadagna... sul rettilineo, l'effetto scia non è prepotente qui. Guadagna 20 millesimi su 20 millesimi, qua non si può passare all'esterno della scarica. No, pericolosissimo. È un incubo provare una cosa del genere. Si muove leggermente la vettura, quello è lo scolo dell'acqua che ti dicevo, Amos. Guarda intanto Baio, non so come, ma nonostante sia stato interno è riuscito a tenere molto bene la macchina. Ma si muove, si innervosisce, l'ombra della vettura di Costantino si sdoppiano e diventano praticamente due vetture parallele, con Costantino che proverà a prendere l'esterno, Baio allunga la staccata e proverà a prendere l'interno, si accompagnano, si sfiorano e quasi si appoggiano, un jab tra i due in un circuito che però grazie alla sua carreggiata ampia permette il passaggio di tutte e due le vetture. Costantino è passato, Baio dietro, ma adesso l'effetto scia ce l'ha lui. Secondo me Baio adesso potrà riprovarci, dovrà coprire l'interno Costantino, è molto importante per lui. E ci sta provando, guarda adesso nella parte finale allungo delle due vetture, sta provando a rimettersi nuovamente in posizione di attacco. Bravo Costantino a prendere il centro della carreggiata, si affianca a Baio che però perde leggermente il posteriore lì, Amos, ha lasciato lì del grip, altrimenti forse avrebbe potuto rispondere. Sempre il solito discorso, entri in curva troppo forte, probabilmente velocità troppo alta e il posteriore ti abbandona, anche perché non sei nella traiettoria ideale, sei nella parte non gommata, vedete quanto è scura la parte gommata e quanto poco. E anche qui esiste, spieghiamolo, esatto. Che ovviamente la traiettoria non ideale è sporca, si sporca sempre di più e questo fa la differenza tra l'avere più o meno trazione. Esattamente, ci sono proprio anche dei livelli di gommatura della pista e ci si allena proprio anche con temperature e con gommatura bassa. Soprattutto poi in simulatori dove c'è il passaggio da bagnato ad asciutto, quindi il cambio del meteo,
Quando arriva la pioggia la gommatura scompare. Occhio perché Baio adesso è attaccato da Seminara che sta provando a prendere l'esterno, passa alla curva del serraglio, lui sì che ha un effetto scia prepotente, addirittura si riesce a mettere davanti prima dell'ingresso della variante Ascari. Seminara è passato con la vettura argento e nera ed è passato come un fulmine, taglia netto sul cordolo, lo fanno in due e attenzione perché Costantino non è lontano. Vedi quanto accusi il colpo? Una volta che subisci un sorpasso accusi sempre il colpo. Questo succede sempre nel reale e succede sempre anche nel virtuale. Intanto là dietro non so se hai visto Cassaro come è uscito dall'Ascari. Si va fuori da qui in questo tratto la curva parabolica che immette sul rettilineo, il lunghissimo rettilineo di Monza, dove si raggiungono forse le più alte velocità possibili. 1.45.409 per Costantino, 44 e 4 per Seminara che sta arrivando come un demonio. Ne ha di più Seminara e ha intenzione di andare a prendere Costantino. Seminara sfortunato all'inizio. Lotta per il podio. Lotta per il podio, sì. Tutti qua ruoti fumanti intanto, bellissimo. Con posizioni un pochino tutti sgretolati, con De Salvo che a 5 secondi secondo me adesso sta soltanto amministrando, non serve spingere. 4, ma attenzione, 7 adesso sai con... cosa? Sì. Attenzione perché quando tu hai questo vantaggio perdi la concentrazione. Però lui è un pilota esperto. Lui è un pilota esperto. Un pilota esperto, riesce a gestire queste situazioni di gestione gara, uno di quei piloti che è esperto perché in questa situazione ci si è trovato tante volte. Vero. Questo non vuol dire però che questa situazione non sia comunque molto pericolosa a prescindere, perché se sei in una condizione in cui la macchina non è a posto di setup, sai che consuma troppo lo pneumatico, tendi ad abbassare un po' il ritmo, ma magari lo pneumatico scende di temperatura e diventa ancora più bastardo e ti trovi a guidare una macchina della quale non sei abituato a gestire le reazioni in quella situazione. Esatto. E quindi per questo è complicato. Tanti parlano di perdita di concentrazione, no. Spesso non è la concentrazione che perdi, ma è lo status ottimale della macchina che eri abituato a guidare in quel modo. È vero, bravo. Lui però comunque 43.9 adesso si fa capire che è super esperto di Honda, che ha risponde con 44.0. Sai che cosa? Ci fa capire che deve stare concentrato, ma come sappiamo De Salvo è abituato, quindi secondo me sarà anche gestire un calo della gomma, perché prima l'abbiamo visto come i tempi sono veramente tanto saliti. Va forte anche Zenna, 44.9 lo fa Seminara, 46.1 Baio che è crollato improvvisamente, 44.7 fa Zenna che probabilmente in un giro neanche arriverà negli scarichi di Baio, ed è un bel duello da seguire questo Amos. Sì, Zenna ci ha dimostrato grande carattere nei sorpassi, grande carattere soprattutto nelle difese, quindi come abbiamo sentito prima Joele, probabilmente è stato un po' troppo aggressivo, purtroppo, nel contatto con Giovanni. Chissà poi come andrà con la direzione gara, però devo dire che hanno fatto una bella lotta, ci hanno fatto veramente tanto divertire, ha fatto passare bel tempo. Ti faccio vedere, hai visto le protezioni che hanno i piloti? Quindi è per le forze laterali, è per sostenere quantomeno o supportare delle sollecitazioni di una macchina che ha un carico aerodinamico impressionante in curva, può portare una velocità che è fuori da ogni logica. Secondo me sono aerodinamiche anche quegli aspetti, sai? Sì, secondo me, anche quando parli di queste vetture qui, credo che nessun aspetto sia tralasciato, Amos. Sì. E questo probabilmente lo sappiamo, no? Per conoscenza di Dallara. Zenna, che adesso la curva del serraglio sta arrivando negli scarichi di Baio, che però lungo. Zenna, rischio a rientrare così. E sicuramente ci sarà un altro giro. Si muove anche la vettura di Baio, che rischia con Zenna che ha perso completamente il posteriore. Amos, lì quando va in sliding la temperatura della gomma si alza e diventa una macchina pericolosa. Devi solo pregare, perché non puoi fare nulla. L'unica cosa che consiglio è smettere di accelerare, non frenare, non accelerare e raffreddala, cool down. Provare a tenerla, sì. Poi adesso si deve fare, secondo me, un giretto di cool down. Monza aiuta, no? Perché poi c'è questo lungo rettilineo, certo. Poi c'è la parabolica che però stressa tanto lo pneumatico. Sì. Mentre un bellissimo sottofondo racing per davvero, con motori che passano realisticamente sul traguardo di qualcuno che si sta divertendo all'interno del tempio della velocità, ma ci stiamo divertendo anche noi tanto sulla gara con Zenna che insegue Baio e sta ritornando sotto 13 minuti e 35 alla conclusione. Manca poco meno di un quarto d'ora alla fine della gara, poco meno della metà, e devo dire che tra poco scopriremo anche chi stacca il premio importante, perché ricordiamolo, Amos, per chi è arrivato adesso, il primo classificato vince il biglietto a Las Vegas per andare a Las Vegas in Nevada.
a Las Vegas in Nevada. Se ne vada. Se... io possiamo cambiare il... Se ne vada con lui, intendo, con il vincitore. Certo, no, continuiamo questo... noi. No, a parte gli scherzi, e soprattutto avranno la possibilità di testare la macchina stradale in pista. Con Dallara, direttamente con l'istruttore della Dallara. Attenzione, perché sbaglia e di brutto baglio con la vettura che deve lasciare strada. Azienda che è semplice si va a prendere l'esterno della traiettoria. Adesso attenzione all'ingresso della Ascari, che forse prima non era stato troppo felice. Allunga la frenata Zenna, però questa volta è felice l'ingresso, pulito e cucito al cordolo. Sì, baglio probabilmente non ha ancora ben raffreddato le gomme dopo tutti quegli slide, ed è importante. Ecco, a proposito, invece una guida pulita, corretta, come quella di De Salvo, ad esempio, fa sì che le gomme a volte si raffreddino anche. Non è facile arrivare con delle gomme fredde, dei freni freddi in curva 1, in staccata di curva 1, quindi è giusto sempre rodarli tanto, soprattutto nel giro di ricognizione, che non abbiamo avuto, quindi ci vuole tanta attenzione per i freni, perché non sono mai da sottovalutare anche nel sim racing. Matteo Baio inquadrato con Filippo Zenna, che ha sopravanzato il pilota con la vettura color nero e melanzana, così lo ha definito il colore Amos di quel viola sul posteriore. No, vabbè, ma mi piace il color melanzana, è sempre molto elegante. E adesso con Zenna che occupa la quinta posizione, Amos, sì. Bello vedere la scritta Lenovo Legion. Sì. Sponsor, ricordiamo il main sponsor di questa competizione. Penso Lenovo che fornisce bello... le cuffie. Esatto. Bella questa collaborazione, no? Penso che sia bello anche sentire l'audio Lenovo che i nostri piloti hanno a disposizione in questo evento. Lenovo fornisce le cuffie che vedete in testa ai piloti, che stanno godendo della massima prestazione, perché l'audio qui in pista diventa fondamentale per uno sliding, per una macchina che tocca con il fondo, per una macchina che non ha il setup giusto, per una macchina che cambia al momento giusto per quanto riguarda i giri. Fondamentale l'audio, Amos, senza parlarne, perché poi abbiamo anche la possibilità di vedere... Provate anche soltanto a guidare senza. Provate anche solo a guidare senza. Pensavo ci fosse un problema. No, infatti. Provate anche a guidare senza cuffie un giro e fatelo poi con le cuffie. Ma sai, Freezer quando arriva mi dà sempre delle indicazioni sbagliate. Ah, già, sì, esatto. Freezer, vabbè. A parte gli scherzi, no, ovviamente è Lenovo che fornisce anche i PC. Sì. Quindi assolutamente leader dal punto di vista tecnologico ormai, ma non ha bisogno di presentazioni. Le cuffie sono un'innovazione meravigliosa, bellissime, mi piacciono tantissimo, dopo le proverò. Cornalba si gira, sai da dove l'ho visto? Ah, ho visto che girava lì con lo sterzo, vedevo che remava. Okay. L'ho visto da dietro di noi che si è girato e va a finire nel ghiaione, proprio fuori quella che è la curva più tecnica e più difficile di tutto il tracciato. Guarda quanto è bassa poi l'auto, l'abbiamo visto anche dall'uscita di pista con la ghiaia e con l'erba. Comunque sia, ci tengo anche a dire che tutti i piloti in questo momento stanno girando con i dettagli massimi, così come anche dalla regia, e questo è possibile. Godi anche, così, ne godi. Assolutamente. Tanto Seminara sai che stai perdendo un pochino da Costantino. O meglio, aspetta, forse Costantino ha fatto un errore. Un secondo però, e quattro adesso. Un secondo e quattro, 1:03 adesso. Sarebbe vettore. Interessante capire l'up time sul passaggio tra Seminara e Costantino. Potrebbe, sì, come dici tu, Amos, aver fatto un errore che gli è costato più di qualche decimo. Vediamo un po' Costantino, perché secondo me ha il passo per resistere. Seminara l'abbiamo visto un po' aggressivo, soprattutto all'inizio della gara 1 in curva 1. Vediamo con Zenna, che purtroppo ha preso tanto distacco all'inizio, con Turri che intanto fa il suo personal best, un po' distante al momento da Cornalba, che comunque si è girato, quindi vediamo. Con Lomi, tra l'altro, che nonostante il giro di ritardo sta andando a prendere sia Turri che Cornalba. Sì, Lomi ovviamente è stato, devo dire che va dato comunque onore al merito a Lomi, che nonostante avesse la macchina distrutta non è andato mollato, al box, sì. Ha riparato la macchina ed è uscito e sta continuando, quindi onorando ciò che è la competizione, quindi questo credo sia un grandissimo segno di rispetto ed educazione. E apprezzo tantissimo i piloti che fanno queste cose, sì. Qui e quindi bravo veramente Lomi per aver dato massimo rispetto a questa competizione. E ovviamente credo che dà anche dimostrazione di grandissimo educazione. Tanto si è accesa una macchina che ha fatto saltare Amos come un gatto. Amos ancora non subisce bene l'accensione dei motori. Amos. No, ancora no, voglio dire, meglio così, no? Anni
di passione ancora sussultare per una sessione. Non è che tu salti, fai saltare me poi. Cioè io salto perché tu salti, capito? Non per la macchina. Non ti spaventare. 8 minuti, Amos. 8 minuti, 6 secondi e 3 di De Salvo nei confronti di D'Alcamo. Che separano De Salvo dalla vittoria, forse, possibile. Sì, allora, non c'è stata una partenza caotica, quantomeno per le prime due posizioni. Guarda, sono stati anche fortunati perché Lomi si è girato ed era una mina impazzita che fortunatamente non ha preso né De Salvo né D'Alcamo. Mi aspettavo questo, sì, onestamente. Una volta che ho visto De Salvo primo, dopo la Roggia, la seconda variante era lanciato, proiettato verso Las Vegas. Ormai già sulla... Io l'ho detto che parlava già americano, da un certo punto di vista. Possiamo Las Vegas... The Save, allora. The Save. È vero, De Salvo è The Saver. The Saver, bene. Io spero che qualcuno ci blocchi in tutto ciò. Lombardo, volevo raccontarti una cosa, Amos, una cosa tecnica. Molti si chiedono, è vero, ma puoi andare a usare con le ruote sull'erba? Puoi andare a usare con le ruote sul terriccio, sulla sabbia? Cosa succede se lo fai troppe volte? Succede quello che succede esattamente anche nel reale. Nel senso che l'asfalto, voi immaginatevi che è come se avesse un massetto. Ok? Sì. Che finisce di netto e quindi si crea un angolo a 90 gradi, o può essere più o meno preciso, ma si crea un angolo, quindi uno spigolo. Quando tu vai sull'erba e sulla ghiaia, col peso e l'effetto rotazione, tendi a scavare con lo pneumatico. E questo te lo dico perché la 24 ore di Spa, il programma la prossima settimana, sarà teatro di questa situazione qui. Siamo già la prossima settimana? Siamo la 24, no, tra due settimane. Ok. Che succede? Anche nel sim race succede che la pressione dello pneumatico tende a scendere, perché intanto c'è uno sbalzo, secondo poi il gradino che vedete d'asfalto, quindi quell'angolo, tende a sbeccare, perché tu quando esci poi è una manovra di rientro e quindi tendi a praticamente scollare lo pneumatico, sì, dalla sede del cerchio. Lo puoi o forare, quindi tagliandolo, perché quando hai una rotazione molto elevata, la temperatura eccetera, passi in quel punto 2-3 volte, la gomma può non reggere più, in base a che tipo, certo, di gomma è, se è stradale, se è slick, se ha ruote coperte, se è scoperte, dove passi, che tipo di mescola eccetera, sì. Però più o meno il comportamento è questo, quindi non si può osare troppo nell'andare a pescarsi il terriccio, l'erba, la sabbia, perché poi a lungo andare comprometti l'efficacia di guida della tua macchina. Sì, puoi proprio per questo motivo. Una slow puncture, quindi una foratura lenta che costringe, non dico il team a rientrare subito, a provvedere subito, ma ad abbassare tanto la pressione dello pneumatico, e questo costringe in una guida completamente diversa, accorta, per non rovinarlo ulteriormente. Tra l'altro, una cosa che viene simulata abbastanza bene, anzi molto bene, anche nei simcade o nei simulatori, è quando prendi la linea bianca. Quando prendi la linea bianca e fai subito la svolta verso destra o sinistra, quando c'è il cordolo, insomma, a seconda di dove è la curva, e il posteriore lo perdi subito. Sì, lo perdi la linea bianca non ha lo stesso grip. La linea bianca è vernice, perché è chiaramente fatta di vernice rispetto a un asfalto, e anche quando prendi, pizzichi l'erba in entrata curva, ti giri come niente, oppure vai lungo semplicemente, se te ne accorgi, e perdi tempo. Ti dico, Amos, che nonostante poi... ogni anno si vada dal punto di vista ingegneristico anche a cercare questo, nel senso che le verniciature sono sempre più ricche di grip. Zero. Comunque non è l'asfalto, no. E quindi comunque non sarà mai simile, soprattutto non è gommato come l'asfalto, così come i cordoli, i tappetini eccetera eccetera eccetera. Le linee bianche sono proprio i nemici dei piloti, poi, tra l'altro. Assolutamente sì. I track limits le odiano, soprattutto con l'avvento dei track limits FIA. Non sono amatissime adesso. Lomi intanto ha preso la posizione su Turri, e io direi di goderci un onboard con proprio De Salvo, che sta per arrivare sul traguardo, per raccontare un po' Monza e viverlo anche da come lo vive il buon Giovanni, che lo vedete lì con la maglietta gialla in seconda posizione. Non rispetto lo a me fare da Lombardo, che è di casa. Niente. No, io ragazzi, io non so più questa come bella, fare, ma datemi una bella mano voi. Questa era onestamente bella. Lombardo gioca in casa. Comunque, dai, certo, andiamo un bordo. Non lo puoi neanche smentire, perché, ragazzi, non gli dare man forte tu, cioè, che fai così? Grazie, direzione gara. 5 secondi. Eccolo, Amos. Giovanni De Salvo. A parte gli scherzi, 1:43.561. E questo è il giro veloce della gara. Bravo, Giovanni. Pazzesco. Amos, questa è Monza. Questa è la Dallara Stradale XP. Monza è una pista di grandi ricordi. Questa è una prima variante, tra l'altro abbastanza recente, eh? C'era un lungo rettilineo, c'era una chicane molto diversa, una sinistra-destra all'inizio. Ti ricordi anche, immagino, Bayliss, incredibile, staccata. Tu immagino, sì, che ricorderai benissimo. Però col tempo è stata modificata per ragioni di sicurezza, naturalmente, anche per una questione di...
spazio anche come vie di fuga. Guarda la sinergia tra il volante e quello che vediamo nel simulatore. Ovviamente perfetto. C'è leggermente delay, ovviamente, tra immagini della regia, ma vedete come è esattamente la stessa cosa. Vedete, doppia remata, esattamente identica. È bello vedere con quale tipologia di marce affronta il circuito. Voglio anche chiedere poi agli ingegneri dell'Ara se questa auto è provvista o meno di servosterzo, perché la dall'Ara stradale non ha servosterzo. E credo che sia identica la situazione. Quindi penso proprio di sì. Essendo alleggerita, non perché credo che andranno ad aiutare. Perché a noi elettronica ci ha rotto. Esattamente, è tutto puro e mostruosamente bello e romantico all'interno di questa vettura che sfodera 500 cavalli. Ma sai, Amos, dire solo la potenza non è niente, perché poi bisogna vedere il rapporto peso-potenza. Con tantissima potenza e pochissimo peso, addirittura sotto la tonnellata, per la vettura dall'Ara stradale XP. Si va adesso sull'avvento della parabolica, sul rettilineo. Questo è un giro on-board di Monza meravigliosamente bello nelle mani di Giovanni De Salvo. Poi, tra l'altro, la parabolica dovrebbe essere rimasta quasi l'unica curva simile, quasi sempre simile, ovviamente all'origine. Modificata sia all'origine, quindi a me piace tanto. Adesso dovrebbe chiamarsi Alboreto, se non vado errato, non so se l'hanno modificata recentemente o meno il nome, ma è una pista secondo me leggendaria, molto 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 bistrattato solo perché ha poche curve, ma non si capisce esattamente cosa voglia dire avere poche curve. Ma Amos, io credo che tu parli la storia, non tanto il layout. Il layout può più o meno piacere, ma è sempre stato così, perché è un circuito che può sembrare semplice, ti deve piacere a gusti, no? Certo. Tutti poi i circuiti possono piacere o meno. Tecnico, meno tecnico, certo. Quello che è insindacabile è la storia. Sì. Quello che è insindacabile è ciò che rappresenta Monza per il motorsport italiano. È la casa del GP d'Italia da tantissimi anni per quanto riguarda la massima espressione delle vetture scoperte, ovvero la Formula 1, ed è la casa di tantissime manifestazioni sportive di livello internazionale, ed è un circuito di fama internazionale. Se non senti qualsiasi pilota, non ti annoi mai, perché è una pista anche con una carreggiata molto larga, e quindi non riesci mai ad annoiarti o a vedere un gran premio senza sorpassi, senza colpi di scena, anche perché queste poche curve non perdonano, per discorso dei freni freddi, discorso di gomme che si raffreddano e discorso di tenuta, perché le macchine poi tra l'altro sono impostate per essere estremamente scariche, quindi con tanta velocità sul dritto e quindi tanta poca aderenza in curva. È un pilota quale deve fare la differenza, ali piatte, quindi questo vuol dire tantissimo. Assolutamente sì, e allora direi di andare a pescare Giovanni De Salvo, perché sta per iniziare l'ultimo giro in questo momento, 24 secondi, credo che sia sì l'ultimo giro, perché De Salvo è già passato sul traguardo, si è passato adesso d'Alcamo. Che dire, Amos, una gara bellissima, una gara dal punto di vista di velocità ci ha dato tutto quello che la prima gara non ci aveva dato, una manifestazione di superiorità da parte di De Salvo abbastanza lampante, di un pilota che è tornato non da molto sul sim race, si è messo subito sulla scia di quello che aveva fatto nella prima fase, poi ha dovuto abbandonare per concentrarsi sull'università, poi adesso è tornato nuovamente a divertirsi con quella che è la sua passione, che tanto gli ha dato, perché quando hai del talento, il talento non scorpare mai. Giovanissimo, mentre Seminara, in duello Seminara è arrivato su Costantino per non farci rilassare nell'ultimo giro. Sai che cosa, De Salvo? Poi tra l'altro, secondo me, voglio che ci racconti anche una sua tesi proprio fatta insieme a dall'Ara. Poi questo vedremo. Sarà molto interessante, quindi un sorriso che appare pian piano, curva dopo curva, nella testa di Giovanni De Salvo, che racconta di una manifestazione internazionale e-sport nella sua terza edizione per quanto riguarda dall'Ara e-sport Championship. Variante Ascari, sinistra, destra e nuovamente sinistra, pensando che sei bravo, sei veloce, sei stato colui che ha fatto la gara meglio di tutti, perché dietro di te c'è un vuoto quasi assordante, il rumore melodico della tua macchina è di quelli meravigliosi che soltanto dall'Ara, nella sua meravigliosa esperienza, sa proporre. Nell'ultima curva, mentre sorride anche in maniera velata, la vettura arancio e nera per la prima volta passa davanti a tutti, davanti al traguardo, e Giovanni De Salvo è il vincitore di gara 2 del dall'Ara Sport Championship. Straordinariamente veloce, imprendibile per tutti gli altri. Arriva ad Alcamo, bravo, seconda posizione con Costantino che la suderà,
fino alla fine. Attenzione a questi 4 decimi, arriva anche Lomi che passa adesso sul traguardo, ma credo che avrà un altro giro. No, ovviamente non c'è. Costantino sì, suda, ma ha quel margine di sicurezza. Amos che è quasi una scialuppa, e Costantino arriva terzo per un podio. De Salvo d'Alcamo Costantino, che bella gara, che bella manifestazione. Bello, qua abbiamo veramente visto la velocità all'opera in quel di Monza. Bellissimo. Bravi tutti veramente. Un applauso a tutti gli altri seminari, a Zenna che arriva quinto, un applauso anche a Baio, Casciaro, Lombardo, Cornalba, Lomi, Turri e Miraglia che chiudono appunto tutta la griglia di una gara straordinaria, di una manifestazione straordinaria. Belle le qualifiche, bella la gara. Amos, il Dallara Sport Championship, credo che abbia sempre dimostrato la sua bellezza. Queste vetture, l'abbiamo esposto alla stradale fuori, sono bellissime da guidare, danno gusto, fanno capire realisticamente il DNA Racing puro, nella sua essenza più pura, e credo che questo sia bellissimo. Non solo i premi messi in palio, siano un test con questa vettura, ovviamente adesso daremo l'ufficialità di chi ha vinto cosa, sì, ma sappiamo che il primo premio vuol dire andare a Las Vegas, niente proprio di meno che un viaggio per Las Vegas, e quindi insomma, se non guidare queste macchine, non in Dallara, non in Dallara, però però comunque non si può fare, ma però in realtà sì. Quindi non arrivi a Las Vegas e ti noleggiano una Dallara. Questo non è detto. Sarebbe bellissimo. Potrebbe esserci. Attenzione alle proposte. Tanto c'è la sede Dallara è a Indianapolis, dunque perché. Ma no? Io non capisco perché il commentatore non vince mai niente. C'è qualcosa che devo cambiare di questa natura, capito? sarà da vedere. Comunque sia. Bello, bravissimo Giovanni, bravissimi tutti i ragazzi, bravo anche, devo dire, Marco Lomi che adesso arriva sul traguardo. Rientrano tutti i box, anche il giro di rientro molto importante. Bravo. Molto importante, alcuni bravi veramente. Alcuni penalizzano per non fare il giro. Giusto, ok, quindi abbiamo finito, ok, perfetto. Amos Laurito, grazie di essere stato qua. Grazie Ivan, è stato un piacerone essere alla tua spalla. E spero che vi siete divertiti tutti, noi ci siamo divertiti ogni volta, ogni gara di Sim Race è anche delle volte alcuni tratti più bella di quella reale. Ragazzi, ovviamente ci sarà possibilità di provare i simulatori qui, ovviamente in sicurezza vi insegneranno a farlo. Grazie a tutti quelli che ci hanno seguito da casa, da vostro Ivan Nesta è veramente tutto, ci vediamo alla prossima manifestazione, grazie, ciao a tutti. Ciao.